Buonasera amici di Rubrica Social, benvenuti alla nostra 51esima puntata con il format settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto altro per famiglie e bambini. Questa settimana abbiamo un ospite veramente eccezionale, lo scopriremo tra poco, ma ne vedremo veramente delle belle, ci sarà tanto tanto divertimento. Io come sempre ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e vi invito a condividere questa diretta sul vostro profilo, nei gruppi, sulle pagine per far arrivare a quante più persone possibile questa bellissima serata insieme. E ringrazio anche tutti coloro che ci aiutano nella realizzazione di questo format, come sempre in particolare il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il nostro editore Salvatore Avorio, e passo a presentarvi il pezzo forte di questo format. Come sempre i nostri opinionisti, stasera per il momento manca Daniele Buonpane, non so se arriverà più tardi, ma vi presento la nostra Dominga Cozzolino, eccola qua, cantante, artista, musicista, insegnante di canto, la sua voce accompagna spesso le serate napoletane. Grazie Dominga, benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, io aspetto la notifica perché devo condividere, invito tutti a condividere la diretta perché questo pomeriggio abbiamo un ospite proprio top, ci siamo superati oggi, Domenico. Sono d'accordo, sono veramente d'accordo e intanto saluto Alfonso D'Angelo che saluta tutti, buonasera a tutti voi. È arrivato, ecco qua, il momento proprio che la regia inquadra proprio Gennaro Calvano, insomma io poi sono emozionato perché lo seguo da tanto tempo, seguo il suo blog Le Viscere di Napoli, lo seguo sui social, veramente sono contentissimo che ha accettato il nostro invito perché Gennaro è un personaggio, è il top, a parte un blogger, uno scrittore, insomma racconta Napoli da un punto di vista meraviglioso, quindi Gennaro ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie, di stare qui, grazie a voi, grazie a te Domenico, grazie Dominga e grazie a tutti. Per grazie me è un a te. Grazie, per me è un piacere parlare di Napoli e raccontare della napoletanità e di questa meravigliosa città. Sì, perché tu fai veramente una cosa straordinaria e tra poco ne parleremo. Allora, stasera ti devo dire, sei fortunato perché risparmi la famosa domanda al peperoncino di Daniele, che era famoso, no, per le sue incursioni al peperoncino, quindi insomma ti è andata bene, però tutto sommato poi invece con Dominga avrai tante domande. No, insomma, al miele. No, quindi peperoncino e nonna, dai, vediamo. E salutiamo anche fortissimo. Salvatore Avorio. E allora, Gennaro, insomma, tu fai un qualcosa di straordinario, no? L'abbiamo detto anche prima, cioè riesci a parlare di Napoli da un punto di vista bellissimo e soprattutto la vera Napoli, no? Insomma, perché sembra sempre che chi abita a Napoli viva in un far west, no? Insomma, di criminalità, no? di caos più totale. Invece non è così, no? Pure io me lo sono sempre detto, io scendo, cioè insomma sì, piccoli disagi come tutte le città, non da meno in altri posti. E quindi ho invertito la tendenza, no? Con quello che fai tu, perché mostri la Napoli, possiamo dire, sotto un aspetto positivo, ma la Napoli vera. Domenico, non mi riesce difficile perché io racconto questa Napoli che vivo quotidianamente attraverso le mie passeggiate, perché io passeggio spesso per la mia città e mostro ciò che vivo, ciò che vedo, è tutto reale, a differenza forse di quello che si mostra in tanti quotidiani, in tanti telegiornali, in tanti giornali, e si cerca sempre di mostrare una Napoli distorta, una realtà distorta, quella della criminalità, della camorra, la Napoli della delinquenza, del malaffare, che per carità, come in tutte le città del mondo, esiste, ci sta tutta questa sfumatura di negativo. Come diceva un grande Pino Daniele, Napoli è mille colori, non è solo il nero, non è solo il grigio, non è nemmeno esclusivamente l'azzurro del cielo, però ha tanti colori e questi colori meritano di essere raccontati al mondo. Perché Napoli è ricca di energia, di passione, questa passione che nei secoli è stata messa al servizio della medicina, è stata messa al servizio della musica, dell'arte, della commedia,
del teatro, sappiamo, no? I grandi personaggi che hanno caratterizzato Napoli nel corso dei secoli. E poi c'è anche da dire un'altra cosa: tante persone, tanti personaggi, anche persone che sono venute a Napoli, che avevano un'idea sbagliata di Napoli, un'idea distorta di Napoli, quando sono venuti a Napoli si sono ricreduti. Poi la famosa battuta del film Benvenuti al Sud, che in realtà è la verità: chi viene a Napoli piange due volte, una quando viene, l'altra quando se ne va. Quella è una battuta che ha portato in auge Alessandro Siani, ma in realtà io lo vivo anche con le persone che mi scrivono, che hanno delle remore a venire a Napoli, a visitare la città, poi quando è il momento di andarsene, non vogliono più andarsene. Dice, ma com'è possibile che io avevo questa idea di Napoli, ma in realtà non è così? Questa immagine ho voluto trasferirla proprio nel mio romanzo, nel mio libro Io vivo come te. Proprio questo, tre ragazzi che a Napoli non ci sono mai stati, non sono mai stati a Napoli, sono di tre posti diversi della Campania, però giungono a Napoli per studiare all'università, e nella loro testa Napoli è una città diversa da quella che poi vivranno, da quella che poi si presenterà dinanzi ai loro occhi. Che bello. Infatti poi parliamo proprio del libro, no? Di questo meraviglioso libro pubblicato da Graus. Ma prima ci sta, allora, a parte un commento di Alfonso, dice: Gennaro, ciao, sei un mito per noi napoletani, vedi, insomma, sei proprio il paladino nostro, insomma, con lui grazie, ci difende. Poi salutiamo Lucia, buonavolta, saluta. E poi vedi, Alfonso già, insomma, chiede, dice: Gennaro, puoi spiegare in breve, in base alle tue esperienze, come si presenta la nostra Napoli a coloro che continuano a maltrattarla e magari non la conoscono neanche? Cioè, come possiamo presentarla? Io penso una cosa. La bellezza salverà il mondo. E io credo in questo assunto. Perché se noi mostriamo la bellezza, anche chi tende a maltrattarla, ad un certo punto arriverà a proteggerla, a curarla, perché la bellezza non la puoi sfigurare. Troverai sempre meno persone che sfigureranno la bellezza, e quindi più mostriamo la bellezza, il volto bello della nostra città, più mettiamo in risalto la luce di Napoli, e poi queste persone cambieranno idea sicuramente col tempo. Questo è il mio obiettivo. Io perciò trasmetto Napoli, cerco di trasmettere Napoli attraverso i miei canali social, proprio per far cambiare idea a chi ha dei pregiudizi, ma anche per proteggerla, per far vedere a chi, perché ci sono coloro, anche se pochi, c'è gente che tende a maltrattarla perché non conosce bene la propria città, cosa racconta, cosa custodisce, cosa nasconde. E di conseguenza, quando mostri dei posti di Napoli, anche sconosciuti ai napoletani stessi, ad un certo punto le persone tenderanno a proteggerla, tendono. Per esempio, Alberto Angela fece quel bellissimo servizio a dicembre. Ne hanno parlato in tantissimi. I napoletani ne sono stati orgogliosi, no? Il giorno dopo, tutti i napoletani, avete visto, Alberto Angela ha parlato della nostra Napoli, della nostra Napoli. E allora questo sentimento di condivisione, di coesione, di unità, farà sì che tutti poi la proteggeranno, no? Più se ne parla in meglio, più la proteggeranno. Se iniziamo invece ad alimentare questo pregiudizio, questo chiacchiericcio, questo mostrare il volto grigio della città, dice: vabbè, ma Napoli è sporca, no? È una carta sporca, quindi perché proprio io la devo proteggere? La continueranno a sporcare in tanti, perché poi è fatta per essere maltrattata. Invece no, Napoli non è fatta per essere maltrattata, Napoli è fatta per essere ammirata, è fatta per essere la protetta, è fatta per essere esportata. Noi esportiamo napoletanità. Tutti noi napoletani andiamo all'estero, esportiamo. Si vive, i napoletani che vivono all'estero. Racconto questa breve parentesi. C'è un bellissimo libro di Malaparte, La pelle, che raccontava questi gli americani quando arrivavano a Napoli nel dopoguerra, durante la seconda guerra mondiale, verso la fine della guerra. Ovviamente gli alleati gli americani vennero a liberare Napoli, vabbè, la storia la conosciamo. Però la cosa bella è che i napoletani cambiarono gli americani e non viceversa. Iniziavano a parlare in dialetto napoletano, gli americani si facevano portare in giro dagli scugnizi,
Napoli, perché questo? Perché Napoli nel corso dei secoli è stata abituata a subire tante dominazioni, ma in realtà non le ha mai subite veramente. Quando è il momento di cacciare, ha cacciato l'invasore. Quando è il momento di acquisire cultura dagli altri, l'ha acquisita, lo vediamo dai più importanti monumenti napoletani, ma anche dal cibo. Abbiamo avuto tante influenze dalla Francia, dalla Spagna, anche nel dialetto napoletano abbiamo tante influenze. Però quando è avuto il momento di prenderci quello che potevamo prenderci, abbiamo dato anche agli altri, e poi quando è il momento di cacciare, abbiamo cacciato. Che bello, infatti è meraviglioso tutto questo che fai. Sì, Dimmi. bello, volevo dire una cosa, Gennaro, molto bello il tuo messaggio sulla bellezza che io condivido appieno, però è un discorso che andrebbe fatto anche a molti napoletani stessi, perché ad esempio quando è andato in onda il programma di Alberto Angela, appunto, giusto? Io ho letto anche tantissime critiche. Una cosa assurda a mio avviso, però ho letto molti napoletani che hanno detto: eh sì, mo è venuto questo a raccontare, invece in realtà Napoli fa schifo, Napoli c'è la delinquenza e tutto quello che sappiamo. Quindi questo istinto di protezione noi lo dobbiamo avere anche nei confronti degli uni degli altri, perché spesso siamo proprio noi a maltrattarla questa Napoli e non solo quelli del nord o di altre città. Che Hai ne pensate perfettamente voi? ragione. Il mio discorso era proprio rivolto ai napoletani stessi che maltrattano. Infatti sono pienamente d'accordo con ciò che dici. Spesso, molto spesso, sono gli stessi napoletani che non la difendono e non la proteggono e danno un'immagine distorta. Perciò ti dicevo, se mostriamo la bellezza, anche il napoletano che la maltratta, che la sporca, prima o poi si renderà conto che Napoli custodisce tanto. Io poi ce l'ho anche con i tanti amministratori. Poi non ne voglio fare un discorso politico, per l'amor del cielo, però no, perché io parlo trasversalmente, assolutamente. Ci sono tanti reperti storici in giro per la città di Napoli che non sono per nulla valorizzati e per nulla protetti. Vi faccio un esempio. A San Gregorio Armeno, all'altezza dell'arco di via San Gregorio Armeno, che conosciamo, è la strada più famosa al mondo per le statuette presepiali, e tutti quanti vengono a visitare San Gregorio Armeno per queste statuette, per i presepi, il periodo natalizio, si affolla sempre questa strada. E dove sta l'arco? All'altezza uomo, praticamente c'è un basso rilievo, fronte strada, un basso rilievo di 2500 anni fa. Nella Mamma mia. Napoli, esatto, di 2500 anni fa, di epoca greca, che è messo lì senza alcuna protezione. Nessuno sa che sta lì, tranne magari il bottegaio che cerca di proteggere con i pannelli dei presepi. Nessuno sa che sta lì, né il ministero, né gli assessori, né nessuno. Ma così come quello, ci sono tanti reperti in giro per la città di Napoli, ci sono tante opere. Per Tanti esempio, posti. la prima ferrovia italiana, la Napoli Portici, famosissima. La stazione di Napoli si trova nei pressi di Porta, la vecchia stazione di Napoli, dove partì, si trova nei pressi di Porta Nolana, di fronte proprio a Porta Nolana, ed è abbandonata con tante erbacce. Nessuno sa che sta lì. Un reperto di fama veramente internazionale sta lì abbandonato. E questo manca anche questo, una valorizzazione del territorio inteso anche come reperti storici, reperti archeologici. E non viene fatto. Noi andiamo fuori all'estero ad ammirare delle grandi opere, fanno anche pagare, che è giusto che sia, visitare. Poi qui abbiamo un patrimonio abbandonato. Infatti, Gino, tu la cosa straordinaria che pure fai, ecco, mostri proprio tutte queste cose, ma a partire, mo ci vuole, no, dallo street food, dall'arte, dalla cultura, cioè nel tuo blog, ma nei tuoi video, insomma, tu mostri proprio, sei capace di mostrare un po' tutto, no? Insomma, non ti limiti solo ad una cosa, ma proprio a 360 gradi, no? Insomma, la cultura napoletana riesci a mostrare. Sì, perché Napoli è tutto, Napoli è 360 gradi, il cibo, la musica, l'arte, la Ma storia. anche i proverbi, no? Come fare un Sì. complimento a Napoli, no? Insomma. Questo su TikTok, diciamo, spiego in
in grossa parte dei modi di dire, i modi di Bravo, infatti. parlare, Sì, e molto anche. carina quella dei proverbi, bellissima. Dopo magari ce ne dici qualcuno, eh. Sì, Sì, ma come vediamo. no. Allora, intanto ti leggo qualche commento. Ecco, vabbè, Alfonso dice bravissimo, no? Insomma, poi Grazie. sempre Alfonso dice, quindi possiamo definire la nostra Napoli la grande bellezza, o dobbiamo ancora limare qualcosa? C'è Cosa da ne limare dici? tanto, Alfonso, c'è da limare Sì. tantissimo. Come dicevo prima, Napoli è bellezza e inferno allo stesso tempo, è bellezza e inferno, è capace di regalarti immagini paradisiache, ma allo stesso tempo, nel giro di una frazione di secondo, di trasportarti nel profondo inferno. Questa è Napoli, una continua contraddizione. Per esempio, faccio un esempio, Alfonso, così io mostro a volte, mostrata molte volte. La metropolitana, la stazione della metropolitana più bella d'Europa, Toledo, e abbiamo il treno che passa ogni 15-20 minuti. Se ti va bene, se ti va bene. Abbiamo la stazione dell'autobus più bella d'Italia, che è quella di Via Posillipo, quella lì che poi alle spalle c'è quella cartolina del Golfo di Napoli, e c'è questa, sembra disegnata questa fermata dell'autobus, ma l'autobus non si è mai visto. Capisci? Questa è la bellezza dell'inferno, no? Ma proprio questa, no, è la bellezza, la sua contraddizione a volte, no? Che la rende unica, no? Nel suo genere. Ma Esattamente, amico. intanto vediamo se Alfonso proprio dalla regia ci può mandare proprio qualche, ecco, proprio come un TikTok tuo, no? Straordinario. Vediamo se riusciamo a vederlo, così ci facciamo anche due risate. Fare un complimento ad una bella ragazza è poesia, teatralità, perché a Napoli quando incontri una bella ragazza non dici che begli occhi che hai, che bello sguardo, che bel sorriso. A Napoli dici chi è più bella di te? Su truc, volesse essere strabico, poteva avere due vota. O sola, vicino a te, ma para la luna. Tiene un culo così bel, casa merda di stannanza. Siccome all'interruttore la luce, ogni volta che te vega, ma piccia. Ma approfittando che siamo nel periodo pasquale, la mia preferita è si chiù buoni in una felle pastiera. Ecco tu di caffà. È straordinario proprio. La felle pastiera è buonissima, quindi è un bel complimento. Guarda, queste sono le cose che io ascolto nelle mie passeggiate in giro, perché mi piace molto osservare. E quella lì che mi ha fatto morire da ridere. Tiene un culo a così bella casa merda di stanza. Perché lo devi nascondere dietro, lo devi mettere davanti, è la prima cosa che si deve vedere. Vedi, il napoletano è capace di fare questi poeta, diciamo che queste sono frasi poetiche in realtà. Ma poi Ma no, tu infatti produci dove. sempre i tuoi video con E che to di caffà, no? Insomma, che ormai è diventato proprio il tuo emblema, no? Insomma, quando uno dice E che to di caffà, immagina subito Gennaro Galvano. Io quando lo sento, cioè, non posso fare a meno, no, che collegarlo ormai a te, questa espressione. Diciamo che se tu dica fa nasce, sai, un modo di dire tutto napoletano. Quando tu racconti un fatto, poi è talmente palese, è talmente evidente che a un certo punto dici: è inutile che proseguo nel mio racconto, tanto hai capito, è che tu dica fa. È talmente palese quello che ti sto raccontando, quello che ti sto mostrando, nel bene o nel male, ovviamente, che è che tu dica fa, hai capito, ci siamo capiti. Infatti, infatti. Questo è. Poi TikTok è un social che mi sta divertendo molto perché è praticamente molto immediato, ti permette di raggiungere proprio d'impatto le persone. Poi ho girato l'altro giorno, proprio ho girato una puntata zero che probabilmente andrà in onda per Gambero Rosso su Sky, Ah, ecco. dove Quindi in anteprima lo sappiamo questo. col regista Enzo Acri. È stata una bellissima esperienza perché una puntata sul food, sull'Italian food. La prima puntata era sul food napoletano, e che noi abbiamo questo cibo molto famoso in tutto il mondo, street food e non, molto famoso, che ha subito tante influenze. E chi viene a Napoli, non voglio, per esempio, stamattina ho girato nel centro storico,
e ho mangiato un babà spettacolare nel centro storico di Napoli, e ho fatto anche un video che pubblicherò domani su questo babà. Poi il babà non è napoletano, ma come dico sempre io, il napoletano, ci sono tanti napoletani, come diceva prima Dominga, ci sono tanti napoletani che rinnegano la propria città pur essendo nati a Napoli. Il babà non è nato a Napoli, ma a Napoli ha trovato la sua casa, è un vero napoletano di adozione il babà. Ecco, e questo è pure simpatico da sapere, perché pure io pensavo che era nato qua il babà, insomma. No, il babà è polacco, in realtà nasce da un dolce polacco, e poi arriva a Napoli tramite la Francia, tramite questa influenza dei Monsù, che erano gli chef francesi che venivano a corte sotto Ferdinando di Borbone, perché la moglie di Ferdinando di Borbone amava fare questi banchetti, questi pranzi, quindi chiamava questi chef francesi. Poi da lì nasce anche il ragù, il sartù, il babà e tanti altri piatti che in realtà vengono modificati a Napoli, nascono in Francia. Abbiamo questa influenza, noi nella cucina abbiamo l'influenza di tanti altri. Genero, devi dire, no, noi ci siamo sempre detti a volte su TikTok, insomma, c'erano dei video non di contenuti, invece tu fai un qualcosa anche lì in controtendenza, riesci a dare dei contenuti in un social dove spesso non c'è nulla, no, insomma, e i tuoi video fanno il pieno di là, cioè il pieno proprio di visualizzazioni, no, quindi questa è la cosa bella, tu qualsiasi cosa ti tocchi proprio la rendi unica, insomma, riesci a stravolgere le cose. Grazie. Ma ti informo, però, prima di rispondere, fai attenzione perché è tornato, è arrivato Daniele Bumbano, quindi sono arrivate anche le domande al peperoncino, non so se poi si riesce a collegare, lo vedo qua nel peperoncino, però diciamo la cultura del peperoncino è più calabra infatti, che napoletana. No, a parte gli scherzi, grazie Domenico, sei gentilissimo, veramente. TikTok era stato definito il social un po' vuoto, senza contenuti, dove il trash va molto, i litigi, sono stati famosissimi molti di quei litigi, però stiamo sempre lì, vedi, si ama, molti amano guardare quel lato lì di Napoli, quel lato folcloristico, ma quel lato lì un po' senza regole, un po' anarchico, quel lato distruttivo della città, perché uno che si pone in quella maniera, su quel social lì, quindi senza contenuti, ma al solo fine di offendere e attaccare, a vuole ammazzare Napoli, perché poi chi guarda che sta fuori Napoli dice: ma chi è questo? Ma a Napoli questi sono. E anche lì ho cercato di utilizzare questo social per dare qualche contenuto simpatico. E ma ci riesci alla grande, ecco, perciò dico, qualsiasi cosa tocchi tu proprio trasformi in oro praticamente, cioè è un dono evidentemente. No, perché in maniera leggera, vedi, anche come il TikTok che hai mostrato prima, sono delle frasi del popolo, sono frasi che usano il popolo, però anche lì c'è una certa teatralità dietro, c'è un po' di poesia, su alcuni locali c'è la storia, un mio TikTok che ha fatto 1,5 milioni di visualizzazioni, parlavo dell'organo genitale femminile, non so se l'hai visto, e raccontavo la tecnologia di quella parola, che in realtà non è volgare quella parola, ma deriva dal greco, che è dalla tradizione greca, che noi siamo greci in realtà, no? Siamo una colonia greca, quindi l'altro giorno... Infatti, no, dicevo, proprio in merito al teatro, la differenza sta proprio in quella, che lui riesce ad interpretare bene, con dei tempi giusti, le battute. E infatti ti volevo chiedere, ma tu sei anche attore oppure ti viene in maniera spontanea e naturale? Dominga, lo sai, questa è una domanda che mi fanno spesso quando amici di TikTok mi guardano. Io non ho mai recitato, su un palco di un teatro, però mi è sempre piaciuto, ho sempre avuto la passione, per mancanza di tempo, forse a volte, sai, la vita ti porta a fare altre scelte, e non ho mai approfondito. Devi pensarci, insomma, devi pensare. No, ma poi non solo, mi offro volontaria quando vorrai fare un'esperienza, perché sei bravissimo, cioè sono i tempi, ok? Cioè lui ha proprio i tempi comici, che non è solo la parola, la frase, poi i tempi comici, per questo ti dicevo. Talento naturale, bello. Però quando vuoi fare teatro, facci sapere, noi organizziamo subito. Allora,
ci mancherebbe, Domingo, organizziamo. Leggi questa riflessione anche di Lucia Bonavolta, e dice: il napoletano che emigra è portato a parlare male della sua amata Napoli solo perché inconscientemente gli rinfaccia il fatto di non averla trattenuto a lei. Guarda, lo sai, mi dicono spesso questa cosa, di quello che dice Lucia, in parte è vero, perché molti napoletani dicono sì, che stanno fuori, che sono stati costretti ad emigrare. Molti, lo sai che dicono, i napoletani non hanno voglia di lavorare, a volte questo modo brutto di raccontare il napoletano, che non ha voglia di lavorare. Io dico sempre a chi dice questo che il napoletano, pur di lavorare, ha girato il mondo ed è stato costretto poi a stare lontano dalla sua città. E perché Napoli non permette, non dà lavoro a tutti, non ha la possibilità di dare lavoro a tutti i suoi figli, a tutti i napoletani. E quindi molti sono andati via, sono emigrati, sono andati in Germania, molti napoletani sono in Germania, per esempio, molti in Sud America. E da lì qualcuno ci è rimasto male, forse ne parla male per questo motivo sicuramente. Questo voglio dire una cosa importante. I napoletani che vanno fuori sanno che c'è questa frase bellissima che dice che un napoletano potrà andare via da Napoli, ma Napoli non potrà mai andare via dal cuore di un napoletano. Ed è così, la porteranno sempre con loro. Per questo motivo anche le popolazioni, poi gli altri cittadini che incontreranno, conosceranno Napoli attraverso gli occhi dei nostri concittadini che sono emigrati e sono andati fuori. Che bello. E allora Gennaro, intanto ecco, salutiamo un po' di persone. Raffaella Brando dice: ciao Gennaro, sono una tua fan, sei troppo forte. Ciao, e Raffaella. Poi anche Carmen Agostiniano che ti fa i complimenti. Grazie Carmen, grazie. Sempre Raffaella Brando dice: Gennaro è anche storia, sì, perché in realtà ecco, lui racconta tutto, insomma l'abbiamo detto. E poi Salvatore invece chiede, dice: mai parlato anche delle periferie? Ecco, magari, ecco, potrebbe essere un'idea, no? Insomma, ecco, mettere in qualche tuo video anche le periferie, in modo da darne risalto anche alla bellezza, no? Di queste nostre periferie che sono, diciamo, fanno parte di Napoli. Magari anche le stesse periferie, come ti dicevo prima, hanno anche tanti reperti storici molto, molto antichi, che non vengono Io, guarda, è una cosa che mi dico spesso, cerca di parlare anche delle periferie. Se solo avessi tantissimo tempo a disposizione, parlerei di tante cose. Sì. Sto cercando di trovare il modo per raccontare anche delle periferie, ma lo farò. Nei miei video riuscirò poi a parlare anche delle bellissime periferie che ci sono. Molto spesso diventano quartieri dormitorio, ma in realtà raccontano un'anima, raccontano una storia. È vero. Esatto. Bellissimo, Gennaro. Esatto. Ed eccolo qua, è arrivato, guardate qua, il nostro poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, educatore, pensatore, esperto di etica, maestro di vita, storico. Guarda Gennaro, guarda chi ti abbiamo portato per farti le domande, insomma non potevamo prendere uno qualsiasi, ma è arrivato Daniele Bompane. È riuscito a collegarsi. Buonasera a tutti, buonasera Gennaro, mi scuso se ho avuto problemi di collegamento, ho cercato fino ad ora di risolverlo, però finalmente sono riuscito a collegarmi. E quindi abbiamo già messo in guardia delle tue domande al peperoncino, insomma, a Gennaro. Sì. Non so se anche stasera ecco, sarei clemente, oppure proprio ti sei conservata la domanda per Gennaro. Non ti preoccupare, Gennaro è made in Naples, quindi non ti preoccupare, stai sereno. Gennaro, intanto io volevo chiederti questo, no? Insomma, tu come, cioè nella vita, no? Prima di creare il blog, no? Di dedicarti a questo, insomma, cosa hai studiato, no? Qual è stato il tuo percorso per arrivare poi ad essere quello che sei oggi? Allora, è una bella domanda. Io faccio altro nella vita, nel senso che sono un ferroviere. E per il mio lavoro giro l'Italia, quindi io conosco bene l'Italia, molte città italiane le conosco benissimo. L'Italia è molto bella, è un paese bellissimo, non sono io che lo devo dire ovviamente, ma è palese sotto gli occhi di tutti. Però ogni volta che vado via per lavoro, sono stato via per lavoro, avevo sempre questa mancanza di Napoli. E il fatto di parlare con tante persone di altre città italiane mi ha fatto capire che molti in realtà non la conoscevano Napoli fino in fondo.
perché raccontavano di una Napoli mai vista, ma solo di una Napoli letta o ascoltata su qualche quotidiano, attraverso qualche programma televisivo, perché anche nei programmi televisivi, dai, diciamoci la verità, almeno nella maggior parte dei programmi televisivi nazionali, molto spesso come ospiti ci sono dei personaggi un po' particolari, non si ama, ecco, mostrare un volto solare della città di Napoli oppure un volto veritiero. Si tende sempre a parlare del folklore, perché magari fa ascolto, sai? Il la parola detta male, il non saper parlare. Diciamo che a Napoli ci sono anche persone che sanno parlare, si sanno divertire, sanno giocare, sanno ridere in armonia. Non è detto che a Napoli si devono per forza litigare, persone della guerra, ci sta per forza a Camorra. Cioè, sembra quasi voler rappresentare a tutti i costi quella Napoli in vita. E lo ascoltavo dalle parole di persone che incontravo da parte. Molti, lo sai, la cosa che mi offendeva proprio, che mi dicevano, quando mi dicevano non sembri napoletano. Come non sembri napoletano? Sai, come voler dire, no, tu sei un bravo, sei una brava persona. Sei una brava persona, non sembri napoletano, certo. Come non sembra napoletano? Vuoi che parli napoletano? Così ti dimostro che sono napoletano. Io sono napoletano, me lo sento cucito addosso. E quindi ho cercato di mostrare attraverso queste pagine social che vuol dire essere napoletano, sperando di riuscirci poi alla fine, perché non è semplice mostrare diciamo, i vari volti di questa città. È vero, è vero. E ci riesci veramente alla grande, Gennaro, insomma. Poi introduciamo anche il tuo meraviglioso libro, no? Insomma, come ti è venuta poi l'idea, no? Di scrivere proprio un libro? Cioè, come nasce l'idea, no? Di mettere di scrittura? Cioè, sei appassionato di scrittura, praticamente, tu. Come ti dicevo, sono appassionato di scrittura, ho scritto sempre sul mio blog, il mio sito, ho scritto anche per Voce di Napoli, continuo a scrivere anche oggi per Voce di Napoli, quindi la scrittura è stata sempre un po' una mia passione, sin da piccolo. E quindi avevo questo sogno nel cassetto di scrivere un libro. Durante la pandemia si è presentata anche la possibilità in termini di tempo, perché per scrivere un libro ovviamente ti devi mettere, devi avere il tempo a tua disposizione, devi stare lì, ti devi concentrare e devi mettere giù una storia che nella mia testa già sapevo da tempo. E quindi ho scritto questo manoscritto, diciamo così, e poi ho presentato a varie case editrici, napoletane, le quali poi mi hanno contattato, la maggior parte di queste mi hanno contattato, che volevano pubblicare il mio libro. Ho fatto il contratto con Graus, ho scelto la casa editrice Graus per un aneddoto, perché quando sono andato di persona a parlare con l'editore, ho scoperto in quel momento che la casa editrice era ubicata nello stesso stabile dove avevo ambientato la mia storia, in via Nilo, uno dei cardini del centro storico napoletano, via Nilo, questa stradina stretta e buia che collega via dei Tribunali a Spaccanapoli. E quindi ho detto, sarà un caso, sarà una casualità, però io devo scegliere qui, devo pubblicare con la casa di Vice Graus questa mia storia, perché c'è una casualità molto forte. Era quella proprio di aver scoperto che la stessa ambientazione del mio libro era in realtà il palazzo e la casa editrice, una cosa simpaticissima. È bellissima. Poi Graus, diciamo, ecco, è uno di quegli editori molto attenti, no? Anche alla napoletanità, o no, Gennaro? Sì, pubblica tanti autori di Graus, lui è molto attento, è molto presente sul territorio, a questa casa editrice, è molto attivo anche in varie iniziative che ci sono sul territorio. E anche nel sociale, devo dire la verità, è molto presente nelle scuole. Sì, è vero, è una persona molto attenta. E io attraverso questo libro, il libro è stato un altro mezzo per raccontare di Napoli. Non bastavano le pagine social, ma c'è stato anche questo libro, questo romanzo, che si chiama Io vivo come te. È un romanzo. I protagonisti di questo romanzo sono tre studenti universitari fuori sede che nascono in tre paesini della nostra campagna, ma si trasferiscono a Napoli per studiare all'università. Non si conoscono prima, si conoscono perché vivono proprio insieme in questo stesso appartamento del centro storico di Napoli.
che si trova in Via Nilo. Poi da lì la storia evolve, perché stringeranno una forte amicizia, conosceranno poi altre persone, conosceranno il posto, amicizie, amori. E poi in questo libro emerge il valore della famiglia, perché i tre ragazzi hanno una diversa famiglia alle proprie spalle, una famiglia di diverso stampo alle proprie spalle, questi tre, tra cui uno è anche orfano. E uno di questi tre, il protagonista, diciamo, ha un rapporto molto travagliato con la propria famiglia d'origine, e poi questo rapporto andrà avanti lungo tutto il libro con degli scenari. Okay. Delle sorprese che poi non sto a spoilerare, non sto a dire. No, è sicuramente un libro da leggere anche in questo caso qua, no? È bello il fatto che si racconta Napoli, però non dagli occhi, ecco, dei napoletani, ma dagli occhi, no, insomma, di chi non è napoletano ma vive la città e quindi tocca con mano, no, la Napoli, possiamo dire. Anche nel libro ci sono le varie sfumature, cioè, infatti la copertina del mio libro che ho qui te la mostro. Ci sono i tre ragazzi che sono in grigio, poi questa è Piazza del Gesù, come vedi. Sì, si vede. La Chiesa del Gesù con l'obelisco dell'Immacolata in giallo, poi c'è l'azzurro, le varie sfumature della città di Napoli, perché non mi piace raccontare solo di alcuni aspetti di Napoli, su quelli belli, ma nemmeno solo quelli brutti. Quindi mi piace attraversare, sai, raccontare a 360 gradi quella che è poi Napoli, o la napoletanità intesa come proprio una sorta, un mix, come diceva Pino Daniele, sai, Napoli in mille colori, questi mille colori che sono forti, molti, molti raccontano solo la scala di grigi di questi colori, molti solo la scala quella lì del sole e del cielo, però c'è un'infinità che meritano di essere raccontati. E prima di farti fare la domanda, ecco, Daniele già si è riscaldato, salutiamo Luigi ed Enza Lamotta che ci stanno seguendo, Giovanni Vuolo che saluta tutti, e poi ancora Lucia che dice: è successo anche a me che mi sia stato detto che non sembrava napoletana, quasi questo fosse un complimento. Ebbene, ho risposto che forse quelli che loro considerano lo stereotipo napoletano non lo sono mica tanto. Ecco, infatti siamo d'accordo veramente con Lucia, perché sembra di ricevere un complimento, no? Quando uno ti dice tu non sembri napoletano, ma in realtà ti stanno facendo, no, diciamo, io me la prendo, dimmi qualsiasi cosa, una grossa offesa ti stanno facendo, offendimi come vuoi, ma non dimmi non sembri napoletano. Beh, però diciamo la colpa, se così si può dire, è quello che diceva prima Gennaro, no? Sono un po' i mass media, la comunicazione, questo voler sempre dipingere Napoli come questa città un po' a sé, no? che lo è, perché Napoli è una città un po' a sé effettivamente, ma non solo per un aspetto negativo. Poi è anche vero una cosa, Gennaro, e questo volevo chiedere a te una riflessione, no? Perché tu sei molto bravo sui social, vabbè, io vado nel tecnico, vedo il video, è fatto bene, l'editing, reciti bene, quindi insomma, io da attrice vedo queste cose, però è anche vero che su TikTok, per esempio, poi vedi la signora, senza fare nomi ovviamente, che a differenza tua, che hai anche una cultura, uno studio alle spalle, perché tu sembra che Napoli te la sia rigirata proprio come un calzino, cioè conosci anche fino all'ultimo angoletto, poi vedi i video che diventano virali su TikTok della signora che fa la canzone, eccetera, 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 e ci siamo capiti. Allora, purtroppo, è un po' la comunicazione sbagliata che mostra di Napoli un aspetto che poi alla fine non ci riguarda, perché quello è uno su mille, un ragazzo come Gennaro, ce ne sono davvero tanti, persone che studiano, lo stesso Daniele è un autore, uno scrittore, insomma, voglio dire, però la comunicazione tende a buttare avanti quell'aspetto lì. Come si può fare secondo te? Cioè, c'è un rimedio a questo obbrobrio? È un tasto che purtroppo ogni volta che apro TikTok emerge. Anche a te, quindi. Il problema non è nemmeno la signora o il signore che fanno la canzone, ma i tanti like
like, le tante visualizzazioni, vuol dire che c'è un mondo che segue questi contenuti. E allora noi dobbiamo chiederci come mai c'è tutta sta gente che segue questi contenuti. Io una risposta me la sono data. Probabilmente perché molte volte, così come tante persone seguono tanti reality che magari non hanno contenuti, perché magari molte persone vogliono sbagarsi quei cinque minuti, vogliono anche insultare, offendere chi guarda, no? Nel senso, diciamo, dire oh, guarda questo, no? E quindi questo attira anche altre persone e le persone aumentano, le visualizzazioni aumentano. Secondo me lo si guarda non per apprezzare quella persona o quel contenuto, ma lo si guarda per farsi o una risata o per dire oh, guarda quel che gente che ci sta. Guarda che gente che ci sta. Spero, questa è una sì, può essere, sì. Che mi voglio dare, altrimenti non riuscirei a darvi una spiegazione. Sì, tanti sì, però c'è anche qualcuno che segue perché quelle cose le divertono. Le divertono. Si divertono a vedere delle cose. Purtroppo io è che è una cosa che non accetto, capito? Proprio, quindi sta tempo, una fatica. Diciamo così, una cosa. È vero. Ci sono anche tanti seguaci che appunto fanno questi contenuti, però non vi aspettate mai che io faccia quei contenuti, cioè non sono proprio capace, non li saprei fare. Io quello bravo, che perché poi li devi saper fare, cioè li devi saper fare quei contenuti là, insomma. Invece, questo segreto, guardiamo subito, invece aspetta, qualche non ho, piccolo contenuto, Domingo, aspetta, vediamo che la regia ci segnala ancora qualche video. Di Gennaro, eccolo. Fruttivendolo a Napoli non si parla italiano e nemmeno napoletano, si parla latino e greco. Non mi credete? E adesso vi spiego. Giovino marata una bella cucuzza. Ma che è a cucuzza? In italiano sarebbe la zucca, ma cucuzza deriva da cucutia, che è latino. Ma come so belle sti cerasi? Ma che so è cerasi? In italiano sarebbero le ciliegie. Ma ceras deriva da cerasum, che è latino. Ma se avessero chi le cresommal? Ma che so è cresommal? In italiano sarebbero le albicocche. Ma cresommal deriva da crison melon, che è greco. Amici miei, non abbiate paura di parlare il napoletano, perché è una lingua nobile. Ecco tu di caffà. Vedi, straordinario, no? Insomma, nella sua semplicità, però tu fai cultura proprio, Gennaro, insomma, perché sembrano video fatti così, no, per divertirsi, ma in realtà dietro c'è proprio, no, uno studio, una ricerca, no, dell'etimologia, allora, della parola. Sì, dici, sì. Daniele, dimmi, ti ascolto. Mi sentite? Sto avendo un po' problemi anche oggi, ho detto, Gennaro, guardando questo video, questo è il classico video da TikTok, vero, se ci rifletti, breve, di impatto, simpatico, quindi paradossalmente anche tu fai parte del TikTok, diciamo, trasversale, però ci arrivi. Questi video su TikTok vorrebbero avere molto successo, non sono nulla di meno dagli altri, non c'è il trash, però c'è l'impatto, la velocità, la comunicazione, noi medi comunicativi sono cambiati. Non si parla più con i dialoghi lunghi, i monologhi, non funzionano più. Questa è la società della velocità, dell'apparire. Vogliono tutto e in fretta. Questo, diciamo, è l'evoluzione del tempo. E infatti quel tuo video per me vorrebbe andare su TikTok. Infatti quello sta su TikTok, Daniele, forse no, perché Daniele non lo sa, non sta su TikTok, non sa che i video di Gennaro sono virali, cioè insomma fanno il pieno di like, no, come si dice anche su TikTok. Sì. Proprio per questo, dicevo, la cosa straordinaria è che lui ha invertito la tendenza. Tu ti guardavi dei video, no, banali, invece i video di Gennaro che sono rapidi, però fa anche cultura, quindi ha invertito quella tendenza che era solo di video inutili. No, come insomma, questo Domi, come dice Daniele, TikTok è un mezzo velocissimo perché ha cambiato la comunicazione ed io ho cercato di sfruttare questa cosa cercando di portare un qualcosa di immediato, di veloce. E io avrei potuto parlare, raccontare delle origini della lingua napoletana, il greco, il francese, lo spagnolo, eccetera, eccetera, in un video di mezz'ora, ma magari l'avremmo visto in tre. È vero. Sì. Ma infatti... Scusate, ci accavalliamo perché non sento. Scusate, vai, Gennaro. No, dico, giustamente, se vuoi raggiungere una platea, devi anche sfruttare quello che è il social.
devi arrivare ad un obiettivo e utilizzi i social e cerchi di cucirtelo addosso rispetto a quel messaggio che vuoi dare. E questo è TikTok. Questa idea della lingua, del dialetto, di queste parole nasce dal fatto che molto spesso, non so se vi è mai capitato, credo di sì perché poi è un gioco comune, sentire i genitori o le mamme, soprattutto quando a Napoli, che dicono ai propri figli, quando parlano, quando dicono qualche parola in napoletano, dicono, non si dice, parla bene, è vero. Parla bene. In realtà, parla bene, parla italiano, parla bene. In realtà la verità sta in mezzo, perché il napoletano è una lingua, come dicevo nel video, una lingua nobile, una lingua storica che deriva dal greco, dallo spagnolo, dal francese, dal latino come l'italiano, e quindi i ragazzini devono imparare il napoletano, altrimenti poi nessuno lo saprà parlare più. Già tanti termini sono desueti, non si parlano più. Se non parliamo più napoletano, poi finisce che il napoletano scompare. Invece noi dobbiamo tramandare il napoletano. Attraverso questi video dico, non abbiate paura di parlare napoletano, perché è una lingua che deriva comunque dal greco e ci sono degli spunti interessanti di napoletano. Quindi non abbiate paura, imparate il napoletano. Imparatelo anche bene il napoletano, tramandatelo ai vostri figli, e così non morirà mai. Sì. Da parte delle nostre Genna, ma poi... Il napoletano, oltre ad essere una lingua parlata, è anche una lingua scritta che non è facile scrivere, no? Ci sono molte regole grammaticali. Tu sai scrivere anche in dialetto napoletano? Difficoltà. Daniele, è complicatissimo scrivere la lingua napoletana, ha delle regole rigide, veramente molto rigide, e tanti napoletanisti, diciamo, si trovano anche in maniera... ti faccio un esempio, no? Cioè, e quella famosissima frase della commedia di Edoardo, Napoli milionaria, Adda passà nottata. Adda passà, oggi lo scriviamo Adda, Adda con la posta, in realtà il testo originale di quella commedia, così come spiegato anche da tanti napoletanisti, deve passare la nottata, scritto H-A-A, staccato da passa a nottata. E infatti il testo originale della commedia Napoli milionaria dice così. Io non so scriverlo bene, sto imparando tra tanti te, perché compro tantissimi libri sul napoletano, studio tantissimo il napoletano per la mia passione, per la mia cultura personale. Sto imparando, non sono bravissimo nello scrivere il napoletano, però sto imparando. Sì. È importante anche saperlo scrivere, come dici tu, è difficilissimo, veramente complicato. Genna, ma poi a livello antropologico, no? Prima avete parlato, dicendo, alcuni anche nei commenti hanno detto, si vede che non sei di Napoli, non sembri di Napoli, ma forse potremmo dire che essere napoletano è qualcosa nel DNA, al di là del parlare della lingua, no? È proprio una strutturazione, un modo di essere, una filosofia di vita che ci appartiene, perché io lo noto anche dei piccoli gesti, no? Io quando a volte vedo i film di Edoardo De Crescenzo o qualche film di Totò o altri artisti di Napoli, io vedo che quel modo di essere napoletano è unico in tutto il mondo, cioè quell'unicità è difficile che possa appartenere a una persona di Roma, di Milano, degli Stati Uniti, della Germania. Quindi forse il napoletano è qualcosa del DNA, si è napoletani nell'animo, no? Tu che ne pensi di questo fatto? È così, infatti uno dei più grandi che ha raccontato la napoletanità è stato Luciano De Crescenzo, che aveva scritto libri, suoi film, ed è un modo di essere. Io, come dicevo prima, appena abbiamo iniziato a Domenico e a Dominga, ho detto di raccontare la napoletanità a 360 gradi, attraverso i modi di dire, ma anche i modi di pensare, i modi di fare, i modi di essere. Il napoletano è nel DNA, e quindi è napoletano a 360 gradi, non perché sa scrivere o sa parlare esclusivamente il napoletano, ma anche come pensa. Sì. Il napoletano c'ha bisogno di pensare, perché tutto deriva dalla storia, tutto ciò che siamo adesso è perché eravamo, grazie a ciò che eravamo un tempo, grazie a tutte le influenze che abbiamo avuto, le dominazioni, tutti i popoli che sono venuti qua. Se pensiamo che i greci arrivano a Cuma, poi da Cuma attraverso Ischia, Pitecusa, poi da lì si spostano per andare, poi si trovano
questo golfo di Napoli bellissimo, quasi come se volesse stringermi in un abbraccio, ma lì si fermano sull'isolotto di Megarite dove sta il Castel dell'Ovo, e poi man mano nell'entroterra napoletano a formare Palepoli, Neapoli, eccetera eccetera. L'influenza dei Borboni, gli Aragonesi, gli Angioini, no? Dopo tutta la stirpe medievale moderna che ha avuto una grande incidenza su di noi, anche quella, diciamo, influito, non solo le origini greche, però comunque dico, al di là di questo diciamo promiscuità, no, di culture, perché poi Napoli, parliamoci chiaramente, io lo dico sempre, Napoli è la casa di tutti quelli che non hanno una casa, no? Qui chiunque si sente amato, si sente accolto, e io voglio proporti una cosa, perché anche io come te scrivo e ne soffro, no? Io credo una persona che scriva di Napoli debba fare due cose: uno, avere un grande rispetto e cercare di raccontare la realtà dei fatti. Anche io da scrittore, da libero pensatore, condanno questa stigmatizzazione negativa, no? Questa mala impronta di chi parla solo male di Napoli. Però io credo che ci sia un'alternativa: parlare della vera Napoli, parlare del bello e del brutto, non fare solo una visione gomorroida, tra parentesi, ma dare anche una speranza. E da buon napoletano, anche io, no, credo che sia facile riconoscere la bellezza e la grandezza di Napoli, che ne sono il piacere delle cibarie, la pizza, il caffè, il fatto che qui ci sia sempre il sole, no? Il mare, è molto facile riconoscere la bellezza in questa. Per me la vera bellezza risiede nell'essenza dell'uomini, il fatto che a Napoli esiste la cazzimma, cioè quella capacità di essere scaltri, di fregare gli altri prima che gli altri ti fregano a te. Cioè, se tu ci rifletti, Napoli è una città così barbara ma allo stesso tempo molto educativa. Cioè, Napoli ti forma con un carattere forte, ti insegna a vivere in mezzo alla strada, ti insegna il pericolo, ti insegna l'arte di arrangiarsi. No, nessun popolo ha queste caratteristiche, queste attitudini. E io questa Napoli qui vorrei vedere più nei libri, nei film. Questa Napoli qui, non solo la Napoli del pizzo della camorra, ma la Napoli di chi, anche chi vende i calzini a via Roma, anche di chi fa il parcheggiatore abusivo, che c'è il limite fra legale e illegale. Questa Napoli che non viene raccontata, è questo scisma che tra queste due Napoli, pure tra la parte nobile e quella, diciamo, povera, no? Quando pure Federico Salvatore diceva, quel figlio, quel muro a via Toledo, uno è figlio di Bucchini e l'altro è figlio di papà, lo diceva con la licenza poetica. Lì c'è tutta la sintesi di Napoli. Questo voglio dire, tu che cosa pensi di questa scissione tra l'alta borghesia, Attilla, e quella del sottoproletariato delle periferie? Napoli, però tu dici una cosa giustissima, no? Che questa napoletanità è proprio questo, è quella napoletanità che poi ha raccontato benissimo nel film Così parlò Bella Vista, diciamo, De Crespo, come nel libro, no? Qui racconta proprio questo, le varie sfumature di questa città, questa scaltrezza che racconti tu, questo, lui lo raccontava, ecco, anche quello che accadeva nel tribunale, no? Tutta questa cosa, tutta questa intelligenza messa al servizio della furbizia, poi si dirama, no? Perché il furbo lo mette al servizio suo e chi lo mette al servizio del prossimo. Però è quello, tutto nasce da una profonda intelligenza, una profonda scaltrezza, perché proprio perché il napoletano, nel corso degli anni, nessuno ha regalato mai nulla al napoletano, ha sempre dovuto costruirlo con le proprie mani, e quello ha portato ad avere questa scaltrezza molto molto forte. Però Napoli, come tu accennavi, Daniele, è tante città in una. C'è la Napoli borghese, c'è la Napoli operaia, no? C'è la Napoli, c'è la Napoli anche della sottocultura. Però in ogni quartiere rappresenta una città, perché in ogni quartiere, da Posillipo a Ponticelli, possiamo vedere questi classi sociali che stanno insieme. Io ho visto il film La mano, non so se avete visto il film La mano di Dio, il film di Sorrentino. L'ho visto. Non so se avete visto. E lui, praticamente, c'è un passaggio nel film quando lui va allo stadio, per esempio, che io ho apprezzato molto, perché lui veniva da una famiglia borghese e diventa amico di quel contrabbandiere di sigarette, no? Queste Napoli così diverse poi si uniscono e si trovano insieme. Dove? Sullo stadio all'epoca di San Paolo, a vedere il Napoli, no? E ci sono dei luoghi a Napoli dove tutti riescono a stare bene insieme.
dal borghese all'operaio, al delinquente, eccetera, accomuna tutti, per trovare una mediazione per stare tutti quanti bene insieme. Si socializza bene a Napoli. Lui ha raccontato lo stadio come posto in cui avveniva questa socializzazione tra le varie anime della città sorrentina. Vedere anche un'unica famiglia. Un'unica famiglia si allo stadio, no? Si rompe quelle differenze, non esiste più ricco, povero, bello e brutto, esiste la città, l'amore, il popolo. Infatti questa emozione forse si è provata anche ai tempi di Diego Armando Maradona, quando ha portato lo scudetto a Napoli, no? Mi ricordo in alcune interviste che il stesso lui diceva: per la prima volta non esisteva più Napoli in nord, esistevano Napoli, la città, le persone, eravamo tutta una famiglia. È stato emozionante. Forse sono questi eventi grandi che rendono Napoli ancora più grande. Non a caso ti ho citato la figura di Diego Armando Maradona, perché Maradona è stato il simbolo di Napoli, no? Un po' un Masaniello a livello calcistico, come dire, quella espressione della popolarità che combatte per i diritti delle classi sociali avverse, no? Contro diciamo lo sfruttamento e lo strapotere del nord. Per una volta abbiamo visto Napoli battere il nord. Non era solo una vittoria a livello sportivo, ma proprio un a livello morale, ha avuto un significato di grande impatto. Un riscatto, volevo sapere, secondo te cosa ci vorrebbe qui per far riscattare questo popolo che sembra che sta sempre indietro al nord? Sembra sempre che ci manca qualcosa, quel quid, quell'esplosione, quel qualcosa per dire: ah, siamo anche noi qualcosa di importante. Hai citato un grande, Diego Armando Maradona. Per i napoletani Maradona veramente è stato un santo, ma veramente nel vero senso della parola, perché ha fatto il miracolo. Al di là di vincere lo scudetto, non è lo scudetto in sé, ma come l'ha vinto contro lo strapotere del nord, caricandoci una città sulle spalle. Anche quello è il capo carismatico, così come lo è stato Masaniello, così come lo sono stati altri nel corso della storia. Il napoletano ama la figura carismatica e ama seguire il leader. Maradona incarnava proprio questi aspetti, quello del leader. Un po' manca una figura del genere a Napoli, che lo potremmo vedere, eccolo, forse nella politica, nell'amministrazione, oppure nello sport. Manca adesso una figura capace di amalgamare tutti gli strati della città di Napoli e rendere di nuovo Napoli consapevole dei propri mezzi, perché probabilmente Napoli non è fino in fondo consapevole dei propri mezzi, anche se ha tanti mezzi a disposizione, e quindi si lascia andare. Ha bisogno di qualcuno che faccia un po' di sintesi, un po' di quadrato attorno alle varie energie che ha Napoli e cerchi di portare Napoli. Anche perché Napoli, anche adesso, anche in quest'epoca, noi vediamo tanti scrittori napoletani di altissimo livello, tanti attori napoletani, tanti registi napoletani, medici napoletani di altissimo livello. Napoli esprime tante eccellenze e la consapevolezza di far parte di queste eccellenze forse non l'abbiamo, dobbiamo acquisire. Però Napoli riesce ad essere, a ritagliarsi sempre un posto di rilievo nel mondo. Questo sì. Infatti poi, però, Gennaro, ti devo dire che c'è un bel commento di Lucia che dice: Daniele è troppo buono ed educato per mettere in difficoltà un ospite eccezionale come Gennaro, quindi ti faccio io la domanda al peperoncino. Gennaro, sii sincero, cosa non ti piace di Napoli? Cioè, sicuramente qualcosa non ti piace, ci sarà, insomma, tu che racconti tutto, no, le cose belle di Napoli. Io giro molto a piedi a Napoli, no? Cosa non ti piace di Napoli? Allora la metropolitana in ritardo, abbiamo capito, l'inefficienza dei mezzi di trasporto, non l'hai voluto dire. Daniele, non solo quello, ma cosa non mi piace di Napoli sono i servizi scadenti, servizi a 360 gradi, inteso come la metropolitana, come l'autobus, ma allo stesso tempo come andare in ospedale, magari aspettare 6 ore al pronto soccorso per farsi una visita. Quello che mi piace di Napoli, questa rassegnazione, ma lo dicevo prima, no? Il fatto di non dar valore ad alcuni monumenti e reperti storici di valore inestimabile, ma lasciarli abbandonati per le strade, quello non mi piace di Napoli. Napoli potrebbe essere veramente molto molto meglio di quello che appare, di quello che è, ma forse non si vuole.
diciamo che anche noi napoletani ci rassegniamo a questa situazione. Siamo abituati, ci siamo adattati, abituati a questo. Parlavo l'altro giorno con una mia amica di Venezia, la mia amica veneta, e raccontavo queste cose. Lei mi diceva: ma com'è che voi non denunciate? Qua appena succede una cosa del genere denunciamo subito, corrono quasi subito, mettono a posto tutto. Appena denunciamo, la popolazione è attenta a queste cose, subito denuncia, scrive, va avanti. E la politica ha paura. Poi perché noi purtroppo ci rassegniamo a queste situazioni, a questi servizi che sono all'ordine del giorno. Ci sono, Napoli non è rose e fiori, anzi ci sono dei servizi scadentissimi. Veramente facciamo fatica a volte a girare per la città. Va meglio la classe borghese che gira in macchina, gira in auto e tutto, però chi gira a piedi per i mezzi pubblici ha difficoltà, veramente serie difficoltà. Daniele ride perché non ha capito il mio aforisma. È vero. No, ma poi scusate, sì, il mio aforisma lo dici. Aspetta, perché non riesco a c'è che pure io vedo le voci accavallate, sento. Ecco, Dominga, vedi. Ok, vado io? Sì. No, volevo dire a Lucia, tutta questa educazione di Daniele dopo la licenza poetica di Federico Salvatore sono cadute, perdonate. Cioè, guarda, sto cercando di non pensarci perché è stata una cosa, stavo morendo. Quindi, però diciamo che no, poi scherzi a parte. Ponzo ha detto anche una cosa, no? Gennaro dice: bravo Gennaro, manca nel sociale una figura alla Maradona. Sei d'accordo pure tu? Cioè, nel sociale ci manca un carismatico, qualcuno, ecco, che possa, no? Guarda, antropologicamente Napoli ha bisogno di una figura carismatica. Manca, è vero che manca. E poi ci sono tutti questi servizi, ho parlato di sanità, ho parlato di trasporti, ma anche la scuola, perché molte scuole chiedono ai genitori le collette per comprare la carta igienica, per esempio. Napoli è scuola napoletana. Molte scuole sono state chiuse per infiltrazioni d'acqua dopo che sono stati 2 anni in pandemia. Io ho scritto su Voce di Napoli questo pezzo che chiuse una scuola a pianura per infiltrazioni d'acqua dopo 2 anni di pandemia. Non fecero manutenzione, i ragazzini non potessero andare a scuola per altri 2 mesi. Cioè, vediamo delle cose veramente assurde per un paese civile, veramente assurde. Quindi manca veramente questo, perché il napoletano si rassegna anche al disservizio e fa sì che le cose vadano così. Il fiume è fuori, l'acqua va e basta. Abituiamo a tutto, insomma. Sì, però Domenico, scusate, cioè, nel senso, è vero che ci abituiamo, però è anche vero che a volte il napoletano stesso, anche quello buono, mettiamola così, nel disservizio ci sta bene. Ad esempio, pensiamo a una semplice fila, no? Che io già a Roma, che comunque io ho vissuto tanti anni a Roma ed è molto simile a Napoli per certi versi, però insomma, quello che accade a Napoli io lo chiamo il teatro quotidiano che noi viviamo ogni giorno per le strade, io da altre parti non le ho viste. E a volte il disservizio lo facciamo anche un po' noi, cioè un pochettino di colpa ce l'abbiamo anche noi, perché quando io parlo con il barista che ha i tavoli fuori e dice alle 7 del mattino lo spazzino mi passa tutti i giorni e mi pulisce strada e a mezzogiorno c'ho tutta la piazzetta sporca, e lì poi non è più colpa del politico, è un po' colpa nostra. Chi la butta quella carta a terra? Siamo sempre là. Però ha parlato prima Gennaro ma quella è la mancanza di tempo. Daniele, no, prima Gennaro ha parlato di sanità, di salute, no? Ha toccato un tasto, ecco, che poi, ecco, io vivo da vicino perché lavoro in ospedale, e proprio per questo ci guardiamo dalla regia proprio quando non ti senti bene a Napoli, no? Che è un video che ha fatto Gennaro che è proprio veramente esilarante, ecco qua. Napoli, quando non ti senti bene, non dici ho il raffreddore, ho il mal di testa, ho il mal di pancia, ho il mal di denti. Sì, perché a Napoli non esistono queste malattie. A Napoli esiste o catar, a short, o male mol, o malerin, ma scoppia a cap. Ma il più simpatico è, ma sente tutto spezzato.
E che voi dice, t'hanno fatto fella fella. Ma quanto è bello un napoletano, eh? Ecco non dica fa. Eccezionale proprio, guarda, Gennaro, insomma, veramente. Bravo. Di dire napoletani, anche ecco, gli acciacchi, questi sono alcuni degli acciacchi noti a tutti quanti noi. Chi di noi può dire di non aver mai avuto un male rine? Infatti. E poi ma poi... i reni, ma la schiena in realtà, no? E quindi poi perché i reni stanno all'altezza schiena, quindi dici male rine. Proprio da rivedere e rivedere tantissime volte, no Daniele? Sì, no, volevo dire, quello che ha detto Gennaro e Dominga, che poi è un pensiero che purtroppo lo viviamo tutti, secondo me si sintetizza sempre in una canzone di Pino Daniele, che dice Napoli è una carta sporca e nessuno se non bort e ognuno aspetta short. Cioè là c'è proprio la sintesi del pensiero. Poi a tal proposito dico e chiedo a Gennaro, non so, è una curiosità, visto che tu sei una persona molto attiva nel sociale, nei social, sai comunicare, c'hai il viso pulito, sei un bravissimo ragazzo, ti hanno mai proposto, mai pensato di entrare in politica per cercare di cambiare le cose? Questa è una domanda a peperoncino, Gennaro, vedi? No, l'ha infilata così. Però allora io già dico che se Gennaro ti presenta io ti voto, a prescindere. Sì, perché... sì, sì. Avere tre voti. C'eri tre voti, quindi parti già da tre. Ma tu quattro, quindi già c'hai tre voti, già c'hai quattro voti sicuri. Ricomincio da tre. Io tre cose buone ci faccio nella mia vita, perché devo ricominciare da zero? grazie per la fiducia. Bravissimo. Perché praticamente vi spiego perché la politica è una, purtroppo dico io, dirò una cosa fatta, però diciamo che sono stato a contatto per qualche periodo e ho visto di cosa si trattava. È un ambiente molto molto sporco. Sporco nel senso che devi sudare, ho visto come si prendono i voti, ho visto come si raccolgono migliaia di preferenze, ho visto compromessi, no, promesse, compromessi, tutto devi fare sportellate, devi stare a contatto con una subcultura molto forte a Napoli, perché per avere un incarico politico devi necessariamente raccogliere tantissime preferenze che sono parliamo di migliaia di preferenze. E per raccogliere migliaia di preferenze a Napoli non è semplicissimo, non basta di sicuramente la buona volontà o la bella faccia, e ci vuole veramente un impegno a 360 gradi, impegno che non mi sento di dare. Voglio, diciamo, ecco, diciamo che riesco meglio attraverso dei video a raccontare un po' quella che è Napoli, magari per sensibilizzare tante persone, per cercare di sensibilizzare tante persone. Il mio obiettivo è quello, attraverso i video, sensibilizzare alla napoletanità, al rispetto e all'amore per Napoli, tante persone, sia napoletani che non. È questo. Poi magari un giorno mi appassionerò e chissà, mai dire mai nella vita, mai dire mai. Al momento non ci ho pensato perché non ho del tempo e la predisposizione. Vabbè, magari chissà, magari un giorno potresti anche un incarico tipo assessore alla cultura, sai, questi incarichi politici che non sì, perché no, sicuramente perché no. Poi c'è Alfonso e ti dice Gennaro, lascia stare la politica, io ti vedo come grande attore teatrale, mamma. Grazie. Non è proprio iniziata la carriera politica, già è finita qua. I tre voti abbiamo già disperso. Mamma mia, prima di partire. Vabbè, però sono tre biglietti, sono tre biglietti pagati a teatro, veniamo senz'altro. Però ci veniamo a vedere certamente. Un attimo, i tre biglietti pagati al teatro è un attimo. Alfonso, allora si apri una, non so se hai a disposizione una compagnia teatrale. O se magari hai intenzione di aprirla, tienimi in considerazione. No, Gennaro, già mi sono proposta io. Scusa, avevo detto dobbiamo fare lo spettacolo. Domenico, che è il vero leader di tutto, organizzerà la pièce teatrale.
Eccoci, ci stai Domenico? Come no, magari con Gennaro quello che tocca va a diventare oro, cioè sicuramente vero. Diventerebbe una compagnia. Andiamo in giro nei teatri di tutta la Campania, ma di tutta Italia, eh? Andiamo in giro a fare una fine teatrale. Ovviamente, certo. E quindi poi Alfonso sempre dice: Dominga, con tutto il dovuto rispetto di questo periodo, Roma è molto peggiorata rispetto a Napoli. Ecco, quindi ho fatto sì, confermo. No, a livello di infrastrutture, cose, sì, assolutamente è peggiorata tantissimo. Però no, io parlavo della... Eccolo. Sì, infatti anche io... Chiedo scusa perché ci stiamo accavallando un po' oggi, ma pure io sento male. È Gennaro che attira proprio interazioni. Le energie proprio, è molto scatenare tutte queste energie. Infatti volevo dire un'altra cosa, vedi, perché non per Alfonso in sé, però mi ha stimolato a dire questa cosa. Uno dell'altro problema è benaltrismo, cioè quella capacità di vedere sempre gli altri peggio di noi e mai assumersi la tua coscienza del proprio disagio sociale, nel senso che io dico, vabbè, ma quello, tu vieni a mettere la multa a me perché non ho messo la cintura, sta quello che venne a Rocco con un nuovo vire. Ma quando poi vanno andato quello là che venne a Rocco, ma tu metti a Rocco a me, quello che fu morto non lo vire. Questa è un'altra filosofia di vita napoletana sbagliata, no? Vedere sempre chi sta peggio di noi e giustificarci moralmente, mai dire a sbagliate e assuma la responsabilità civile, giuridica e morale. Questo è un altro limite di Napoli, penso l'avete notato tutti, no? Questo aspetto. Come no? Sì. Wow. Soprattutto quando fermano i vigili, no? Senza per la guida, senza cintura, no? Oppure per qualsiasi altro. Ma sempre picchiato un capo sotto bar stamattina di dirigenti fatica. Quella è un'altra espressione della napoletanità. Daniele, mi hai dato lo spunto per il prossimo TikTok, allora. Bravo. No, vabbè. Ma diciamo, ecco, però, ti citerò, Daniele, però, non ti preoccupare. Un'altra cosa bella del TikTok, però, ecco, che tu hai mostrato, ci gustiamo quest'altro video, eccolo qua, guarda. Quando prendiamo un appuntamento non diamo mai un orario preciso ed infatti non diciamo mai ci vediamo alle 5 in punto, ci vediamo a mezzogiorno. A Napoli diciamo ci avremmo avuto a 3:05, ma che ora è avuto a 3:05? A vie 6, verso 7, ci avremmo sotto mezzogiorno, oppure tra una mezz'oretta. Ci avremmo rimano giorno. Sì, ma a che ora? Ci avremmo la settimana che tras. Sì, ma quale giorno? Niente, amici, il napoletano non riesce proprio ad essere preciso. Ma quanto è bello un napoletano, eh? E che tu dica fa? Straordinario, bro. Guarda, questo è fortissimo. Guarda, ogni video tuo può essere spunto di riflessione per i disagi sociali. Guarda, questo è vero, perché a Napoli esiste il tempo relativo, io lo chiamo, no? Perché tu quando dai l'appuntamento a uno, normalmente in Italia, a Milano ci vediamo alle 8, quella alle 8 meno 10 già sta là, a Napoli ci rimane l'8 e mezza, 9:20, ci sto venendo, poi chiamo fra 5 minuti, una mezz'ora, è tutto relativo a Napoli. Ma infatti, se è vero, no? Infatti... Tu ti presenti veramente alle 8 quando ti dicono ci prima buttate nell'otto, già sai che va dalle 8 meno un quarto alle 8 e un quarto. È vero. Sono molto fatalisti, non riusciamo a dare un orario preciso, che diciamo vabbè, ma poi si succede qualcosa, noi viviamo con un tipo, quello è il problema, e quindi noi abbiamo questo timore di esserci ma di non esserci, quindi vabbè, ci prima settimana che tratta. Molto spesso si dice ma Ramò finiva su mano che e non di... è vero e Gene, non ti dico quando ti dicono non ti preoccupare, mo becchito faccio sapere io. non ti preoccupare, faccio sapere io, sta senza pensare. Noi
siamo napoletani, riusciamo a capirci, a capire questa andazzo. Però mi rendo conto che chi non è di Napoli e ti dà un appuntamento e tu dici prima udate le cinghe, non ti presenti alle cinghe, ma che difficoltà. Questo è una persona, ovviamente. Noi parliamo, vero, sì, parliamo per modi di dire, non tutti i napoletani sono così, ovviamente, però c'è questa indole di non essere proprio precisissimi sugli appuntamenti, no? Di dire, vabbè, chissà che succede nel frattempo, perché ama essere precisi. Sono cose che capitano, a me capitano queste cose che dico perché mi sono capitate, capitano tutte, no? Io osservo molto, rifletto la quotidianità dei miei amici, delle persone accanto a me, di me, tutte le mie contraddizioni, e poi cerco di fare dei video simpatici su queste cose, su questa, anche questa è una personalità. Infatti, Gennaro, noi diciamo, poi abbiamo anche scritto, tu prima che vai via ci svelerai anche come fare un buon caffè fatto in casa, perché sappiamo che tu hai fatto una guida proprio da questo punto di vista, o no, Gennaro? Insomma, quindi allora, io per un video ce lo sveli così in diretta proprio, no? Insomma, il segreto. Il caffè come per il babà non nasce a Napoli, come ti dicevo prima, il babà, però a Napoli ha la sua consacrazione, perché Napoli diventa la patria del caffè in quanto i napoletani sono i primi bevitori di caffè. Scusami, sto parlando da un po' di tempo. Allora, sono i primi bevitori di caffè in Italia. Io un attimo un bicchiere d'acqua, ecco. Sì. Vai, vai. Vai, vai, non ti preoccupare. Nel frattempo io faccio vedere. Ma pure un bicchiere di caffè. No, però nel frattempo voglio far vedere, diciamo, di Gennaro, insomma, che oltre a fare dei video, ecco, mostra anche delle altre cose, no? Dei posti insoliti. Andiamo. Di Napoli insoliti e segreti. La chiesa di San Giorgio Maggiore nasconde un segreto. Alle spalle dell'altare maggiore c'è un quadro che si apre come un libro e nasconde un capolavoro di Aniello Falcone. Non mi credete? E chiedete al custode. Il Cristo del Santuario del Carmine ha il capo chino verso destra, perché leggenda narra che il 17 ottobre del 1439 schivò un colpo di cannone. In un vicolo del centro storico, la chiesa di Santa Lucella nasconde un vero segreto. Come vedete, nel suo ipogeo custodisce un teschio con le orecchie. Ma com'è possibile? Ma quanto è misteriosa Napoli. Ecco non dica fa. E poi c'è anche quest'altro. Meno conosciuti da visitare a Napoli. La bellissima scala elicoidale di Palazzo Mannaiuolo, famosa per essere stata il set del film Napoli Velata. Mi raccomando, andate in via Filangieri e chiedete la cortesia al portiere di scattare qualche foto. La Galleria Borbonica, un percorso sotterraneo voluto come via di fuga da Ferdinando II di Borbone per collegare il Palazzo Reale al mare. Successivamente, durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato anche utilizzato come rifugio bellico. Si trova in via Domenico Morelli e lasciatevi guidare dai ragazzi dell'Associazione Borbonica. La pedamentina di San Martino, un antichissimo percorso pedonale che collega la Certosa di San Martino al centro storico della città. Più di 400 gradini tra orti e scorci pittoreschi. E che lo dica a fare? Ecco, vedi, per cui diciamo, insomma, no, tanti video, no? Non solo che vanno proprio dai modi di dire, ma proprio dai posti, dagli ambienti, tutto, a 360 gradi, no? Insomma... La pedamentina è un percorso bellissimo, non so se l'avete mai fatto, percorrete quella stradina, perché è una stradina che nasce per collegare il centro storico alla Certosa di San Martino, quando fu costruita la Certosa di San Martino, per trasportare i materiali dal centro fino e su in collina, immaginatevi un po'. Poi prima della nascita delle funicolari era frequentata, perché poi le persone si trasferivano in collina su al Pomero dal centro storico, e poi per andare a lavoro, per spostarsi, utilizzavano necessariamente quella stradina, perché non c'erano ancora le funicolari. Poi dall'avvento delle funicolari sono diventate stradine tranquille da visitare,
scorci pittoreschi, veramente molto belle. Mi piace passeggiare e fare trekking lì attraverso queste stradine. Non è l'unica, la Pedamentina, per esempio, un'altra famosa agglomero è il Petraio. Il castello ti porta addirittura fino a Via dei Mille, quindi quartiere Gaia, quindi fino poi al mare. Sono dei percorsi pedonali. Sì, sono effettivamente bravo. Cioè, ci sono dei posti che magari uno sempre gli stessi posti che sono bellissimi, però questi qua che sono insoliti, meno conosciuti, e quindi tu fai anche bene a rivalorizzarli, no? A portarli alla luce, quindi a farli conoscere un po' meno. Non sempre trovate sulle guide turistiche, sulle guide della città, sono posti veramente insoliti. Napoli è fatta da scale, è stata definita la città obliqua, anche da Pennato, in una famosissima canzone, proprio perché il processo di urbanizzazione portò le persone a spostarsi dal centro storico poi a più in collina, così di Pomero. Come si spostavano? Attraverso queste stradine, dalla parte alta alla parte bassa della città. Sono molto belle, veramente belle. Sono degli scorci da lì, sono delle foto bellissime, sono belle. Tornando al caffè, al di là di come si prepara un buon caffè, il caffè non nasce a Napoli, come dicevo prima, però a Napoli diventa una, io dico sempre, la chiamo la bevanda miracolosa, il caffè, perché il caffè fa parte sempre di quella napoletanità, perché attraverso il caffè noi incontriamo un amico, facciamo pace con la nostra fidanzata, facciamo un incontro di lavoro, no? Qualsiasi cosa, qual è la frase tattica? Iamoci a pigliare un caffè. Allora, dentro a quegli iamoci a pigliare un caffè, c'era chiuso un mondo. Non è perché devi prendere necessariamente il caffè perché ti piace il caffè. Anche chi non piace il caffè va a prendere il caffè. Proprio per la compagnia, per stare insieme, per cambiare due chiacchiere. Questa è la filosofia. È un'opportunità per vedersi. È una scusa per vedersi. È una scusa per dire ad un amico che gli vuoi bene. Allora diciamo, ma anche una scusa per conoscere una ragazza che ti piace, andiamoci a pigliare un caffè. È bello, non solo il caffè a Napoli, ma già proprio, come detto, proprio l'attesa, no? Il fatto di fare quei due passi per andare al bar, no? Già quello stesso momento, no? È meraviglioso, no? Insomma, perché chiacchieri sapendo che devi andare a consumare il caffè, diventa tutto, no? Insomma, un clima perfetto proprio. Il primo appuntamento anche con la ragazza, come diceva Daniele, quando ti piace una ragazza dici ti va di andare a prendere un caffè? Ma una volta c'erano le collezioni di farfalle, no? Insomma, ti va di venire a vedere la collezione di farfalle? A Napoli invece c'è il caffè è famoso anche per questo, per gli incontri, per... Ma pure quelli... quando succede un con... No, oppure dice fessarie caffè, no? Diciamo, c'è quel detto, dice fessarie caffè, non è mai sentito, insomma, è una cosa che si può risolvere davanti a un caffè, praticamente. E poi c'è il caffè sospeso, famosissimo caffè sospeso, e questa sana... È un caffè per l'umanità. Esatto, sana, di pagare il caffè a chi viene dopo, a chi non se lo può permettere, diciamo, perché il caffè deve essere a disposizione di tutti, una bevanda per tutti. E di conseguenza qui nasce l'animo profondo del napoletano, perché il caffè deve essere a disposizione di tutti e di conseguenza si paga un caffè a chi non se lo può permettere. A Napoli nasce il caffè, non nasce il caffè a Napoli, ma a Napoli nasce il caffè sospeso. Però dopo che ci avviciniamo a Pasqua, bisognerebbe fare anche la pastiera sospesa, no? Tu che conosci tutti i posti, no? Dove ci consigli una bella pastiera? No, a te lo possiamo chiedere, perché tu proprio, no, insomma... La pastiera è buonissima. La pastiera nasce nel convento di San Gregorio Armeno, proprio nel pieno centro storico di Napoli. Là nasce la pastiera. E pensa che quando le monache del convento di San Gregorio Armeno, perché la pastiera è fatta col grano, è fatta con i fiori d'arancio, e quindi quando è molto profumata. E preparavano queste pastiere per la borghesia del posto, per l'aristocrazia del posto, non per il popolo. Il popolo era, parliamo agli inizi 1700, il popolo non era a conoscenza di questo dolce famosissimo, adesso famosissimo, all'epoca non lo conoscevano. E quando si apriva il portone di questo convento e uscivano queste pastiere per l'aristocrazia, il popolo diceva Dio esiste, perché sentiva questo profumo che veniva di fiori d'arancio che inebriava tutto il centro storico di Napoli.
ed è una cosa bellissima. A Napoli le pastiere buonissime, io ho mangiato delle pastiere buonissime, non voglio fare pubblicità, però è giusto per dare un consiglio, per esempio, sempre nel centro storico, o da Guglielmo Mazzaro, che è un pasticcere famoso nel centro, molto molto bravo, fa una pastiera ottima. Anche Caffarelli fa una pastiera buonissima attualmente, diciamo sono le due che preferisco. Eccellenza, diciamo. Eccellenze, poi le ho mangiate un po' dappertutto, giusto per provare, perché a me piace sperimentare. Però le due, anche perché la pastiera è un dolce che fatto anche in maniera diversa, cioè ognuno ci mette, cioè, il ognuno grano, ci mette il proprio tocco, sì. A me non piace la pastiera di limone, a me non piace la pastiera con crema e limone, per me non è pastiera. Però ognuno ci mette l'ingrediente, la modifica, perché un dolce poi facile da fare in casa, non è tanto complicato, lo si fa in casa tranquillamente, in queste tradizioni delle nostre. È meraviglioso, è vero. Meraviglioso. Io dico sempre una cosa, però, Domenico, dico compratela la pastiera, è vero, però non perdete l'abitudine di mettervi a casa, in famiglia, e di fare casatiel e pastiera, perché le tradizioni vanno tramandate. Io lo so che comprare è più comodo, non c'è niente, si va là e si compra la pastiera, però almeno una pastiera in un casatiel fatelo a casa, perché poi le tradizioni vanno tramandate sempre, non stanno a perdere. Dalla pastiera passiamo invece alla sfogliatella, che tu pure la celebri nei tuoi video, no? La sfogliatella, dove nasce, la più antica di Napoli, dove la possiamo provare? Ecco, questo ce lo puoi svelare, no? Insomma, la sfogliatella nasce a Conca dei Marini, in provincia d'Amalfi, quella zona lì, nasce Conca in un convento, nasce la Santa Rosa, il convento di Santa Rosa. Poi Pasquale Pintauro, che era questo pasticcere famosissimo all'epoca, prese la ricetta della Santa Rosa, la modificò, la portò a Napoli e all'inizio del 1800 creò questo dolce che era la sfogliatella riccia, poi dopo anche quella frolla, però nasce prima la sfogliatella riccia e poi da lì è diventata famosissima. Pasquale Pintauro fu il primo che portò a Napoli la sfogliatella. Se volete un consiglio, la miglior sfogliatella, almeno quella che la sfogliatella che più piace, io ho provato tutte le sfogliatelle di Napoli, quindi quella che preferisco è quella di Attanasio. Non so se l'avete mai assaggiata, la sfogliatella di Attanasio, che si trova in una travessa di Piazza Garibaldi, in Vico 1 alla ferrovia. Attanasio è famosissimo in tutto il mondo, viene gente. Poi ci sta anche Pentauro, che la fa pure buona. Sfogliatelle Medi, che sta sulla Galleria Umberto, pure buonissimo. Però quella che preferisco io è quella di Attanasio, la sfogliatella. Dolce. Chissà poi invece, Gennaro, l'abbinamento, no, tra la sfogliatella intesa come dolce, invece quando dici mi è arrivata una sfogliatella, no? Insomma, cioè, come mai c'è questo, sai, si abbina, no, la parola. Ma che lo devi dire bene, Mimmo, lo devi dire bene, non è così, dici, mi è arrivata una bella sfogliatella. Che non è un dolce che ti è arrivato, però. Però è una cosa importante, una cosa bella, potente e corposa. La sfogliatella, no, la sfogliatella elaborata, la sfogliatella fuori è croccante, un po' come la busta che ti è arrivata, quella busta verde che ti arriva a casa. Poi quando apri, c'è la farcitura, così come la sfogliatella che ti arriva, no? È farcita all'interno. Infatti, è vero. È una partitura abbastanza elaborata, come una bella multa da pagare, una bella sfogliatella. No, però noi siamo famosi per un'altra cosa, che questa è una creazione nostra, la pizza margherita, e questo ce lo devi dare atto, che è proprio copyright Napoli, non è che viene da poco. Pure abbiamo scoperto il caffè il babà, vorrei che mo manga pizza, vai Gennaro, insomma. Che sto dicendo, o caffè no, o babà no, a pastiere no, però a me la pizza ce la vedrà, la paternità ce la volete dare a noi. La pastiera è napoletana, la pizza è napoletanissima, sì. Anche se leggevo, non so chi idiota ha scritto che le prime pizze sono nata l'ananas sulla pizza. In realtà no, le prime pizzerie nascono a Napoli, addirittura la pizzeria più antica di Napoli è la pizzeria Portalba, quella lì che si trova a Portalba. Si sale sopra. Bravo. Che fa le pizze a portafoglio là, no? Portafoglio, esattamente, quella è la più antica di Napoli.
Invece sì. la pizza poi nasce Pizzeria Brandi, sui quartieri, via Gaia, là. Però Napoli è la patria della pizza, ci sta poca fa, tant'è che a Napoli ci sono migliaia di pizzerie, a maggior parte. Però ce lo devi dire, ti si sbilanciate che i pasticceri, poi dici, per te qual è, chi fa meglio la pizza in Napoli? Lo devi dire. La pizza possiamo scappare la mezzo sulle pizze, perché io per esempio ogni zona ho una mia pizza preferita, ogni zona di Napoli. Ho dei pizzaioli veramente che stimo e sono bravi, per esempio Starita a Mater Dei, secondo me fa un'ottima pizza, è una delle migliori. Anche un pizzaiolo bravissimo, giovane ma bravissimo, fa una pizza eccezionale, a Napoli parlo, perché poi c'è anche la scuola casertana di pizzaioli con i Masanielli, con Lionello, che sono veramente veramente bravi, quindi per premiati. Parlando invece restando nel territorio napoletano, per esempio penso che Starita sia ottimo, proprio uno dei top, insieme a Diego Vitagliano, che è un pizzaiolo bravissimo, che ha due pizzerie, una a Bagnoli e un'altra pure pluripremiato, Diego Vitagliano, ma è veramente bravo. Andateci a mangiare, che fa una pizza spettacolare, c'ha una pizzeria a Pozzuoli e un'altra a Bagnoli. Poi nel centro storico c'è sempre Sorbillo, che sebbene criticato, ma comunque fa una pizza leggerissima e fa una pizza buonissima. Sorbillo. Poi ci sta anche Michele, che continua la tradizione dei pizzaioli, Michele Condurro, che fa una pizza pure veramente veramente buona, leggera. A me piace la pizza leggera. Eppure non mi piace. Triano, sta di fronte a Trianor, Michele, si fanno concorrenza, sono due grandi pizzerie. Si fanno concorrenza. E quella, poi ci sta per esempio un'altra pizzeria buona, un altro pizzaiolo buono che è anche molto noto su TikTok, è Porzio, Enrico Porzio. Ah, sì, pure Enrico, sì. Enrico fa una pizza veramente veramente buona, fa un impasto leggerissimo e buonissimo, quella di Enrico pure è una buonissima pizza. Ah, poi ci sta 50 Calò a Piazza San Lazzaro. Ce ne sono altro, 50 Calò, pure una pizza che mi piace tantissimo. Ecco, sono questi 5, 6, 7 pizzerie che secondo me fanno una pizza superiore a Napoli, superiore alle altre, come livello, come impasto, come ingredienti, come prodotti. Sì, Genaro, a livello culinario, meno una curiosità, ma pastiere è un dolce di Pasqua o di Natale? Perché ora la trovi in entrambe le feste. Cosa? Quale? Non ho sentito. La pastiera è un dolce di Pasqua o di Natale? Perché ora ti trovi in entrambe le festività. La pastiera nasce a Pasqua come dolce della primavera. Nasce, è un dolce nato proprio per la festa, all'epoca prima della festa della primavera, no? E gli ingredienti nascono per questo. Poi si sviluppa proprio a Pasqua, perché se ci pensi sono prodotti che nascono in primavera. Poi ovviamente ormai è 365 giorni l'anno. Ma pure a Natale, all'improvviso, mezzo struffolo, pure il pastiere. Vi dico una curiosità sul famosissimo napoletano. Sapete qual è il dolce più antico della storia di Napoli? No. Il dolce più antico, no. Gli struffoli. Wow. Non stiamo dicendo, però. Nessuno si è mai. Ti sei tenuto, lo volevi dire, insomma. Stava per passare in me. Eri deciso di struffo. Capo, nessuno si immagina che gli struffo. No, non ti credo. Nel senso che ce li mangiamo, pure a me piacciono, quando sono morbidi, nel senso dico rispetto agli altri che sono parmiscati. Ah, boh, se voi ti stanno pure struppo. Guarda, non li valorizziamo. Natalizio preferito, gli struppoli. Ma i greci portano gli struppoli a Napoli. I greci all'epoca, insieme a Napoli, iniziarono ad abitare a Napoli e portavano questi grossi pentoloni dove friggevano queste palline. Queste palline venivano donate agli sposi come simbolo di prosperità. Si auguravano i nuovi sposi, tanti figli, regalandogli gli struffoli. All'epoca dei greci. E poi nasce questa frittura. I greci portano la frittura a Napoli perché friggevano già dall'epoca.
Poi la pizza fritta invece, che è un altro must della cucina napoletana, questo è napoletano, con la pizza fritta, così come la pizza fritta è napoletana. Io amo la pizza fritta, sono un amante della pizza fritta. E nasce, molti dicono che nasce nel secondo dopoguerra, perché i bombardamenti fecero fuori tanti forni a legna, quindi i pizzaioli facevano le pizze nell'olio bollente. In realtà nasce da molto tempo prima, pizza fritta, nasce da molto tempo prima, infatti ho parlato con tante famiglie di pizzaioli storici della pizza fritta, e nascono ben prima della Seconda Guerra Mondiale. Nasceva come piatto povero, perché si dava da mangiare, pensa un po', il fatto della, questa è la pizza sociale, come dicevi prima, Daniele, la pizza del caffè sospeso, c'è anche la pizza sociale, che era la pizza fritta, perché le famiglie, le donne a casa preparavano queste pizze e facevano a turno, ogni giorno una mamma del quartiere le preparava per tutti i bambini, il giorno dopo era un pasto completo, economico e completo, e si farciva con quello che si trovava nella presenza. La ricotta era un alimento povero prima, no? Perché era un po' gli scarti della produzione, della mozzarella e tutto. In cicoli, anche la parte di scarto del maiale, che poi è diventato pregiato, però all'epoca comunque erano gli scarti. Pepe e un po' di pomodoro a volte si metteva quando lo si trovava. Quello che si trovava nella credenza, si facevano queste pizze fritte, si cuocevano nell'olio bollente e si davano ai bambini. Visto che erano così buone, poi è iniziata l'attività, le si preparavano in casa e le si vendevano, cioè quel famoso film con Sofia Loren, si vendevano le pizze fritte al quartiere, alla gente. E poi da lì sono nate poi le pizzerie esclusive di pizze fritte. Genna, mi devi togliere una curiosità. Uno, voglio sapere di dov'è e perché è duro. Sto parlando di Rococò. Ma chi l'ha mandato su Rococò? E poi perché è così duro? L'impasto sarà. No, anche che domani. Vabbè, ci stanno anche quelli morbidi, però. C'è la versione morbida. Ma il Rococò è di Napoli. Il Rococò. Il Rococò deve essere duro, però. Il Rococò deve essere duro per essere buono. Quando è morbido significa non è tanto buonissimo. Non è tanto buono, infatti è quello duro che fa di fatto i suoi denti. Quello duro, sulla mano tipo mangiamo. No, poi magari pure una passeggiata dal dentista, capito? Qual è allora uno? Il Rococò è dolce. No, perché vedi, poi c'è il mago dentista che con lei dice mangiare il Rococò, vedi, rompere le protesi. Il dolce preferito dai dentisti è troppo pasco tutti dai dentisti, no, a causa del Rococò. È un dolce pure napoletano, che lì il Rococò è uno di quei dolci invece che subisce l'influenza francese, l'epoca che arrivavano i cuochi francesi a corte, così come tanti altri. Per esempio, c'è stata questa cosa che feci in un video in un TikTok, no? C'è una parola che diciamo in napoletano quando vogliamo indicare che una cosa è brutta, fa schifo, diciamo è una tolta. È una tolta. No, c'è questo termine napoletano, si una tolta, inteso come persona sporca, lurida, ma anche come un qualcosa di poco buono, di poco gradevole. E questo da non confondere che è una Z, perché è un altro. No, ma io se non sbaglio, proprio De Filippo, no, la utilizza in Natale in casa Cupiello, quando... Oh no, gli porta il caffè la moglie e lui dice questa parola deriva da sempre questa cucina francese. Quando arrivavano i francesi a Napoli, i chef francesi a Napoli, per diciamo che si voleva rimodernizzare un po' questa cucina napoletana popolare, con questa influenza francese un po' nobile, aristocratica francese, e questi francesi a Napoli portarono queste cremine, tutte queste salsine, che poi il popolo napoletano non era abituato, e quindi queste salsine si chiamavano sauce, salsa, no? In francese. E quindi i napoletani subito associarono nel senso di sauce a schifezza, e sauce diventa sauce. E questo termine. Vedi quante cose interessanti proprio. Mi sta piacendo molto questa interazione culinaria. Gennaro, ma tu, ecco, ma a proposito di questo, no, vorrei chiederti una cosa. Io non so cucinare, se questa la io non so cucinare.
No, perché cioè, tu, no, insomma, ecco, curi il blog Le viscere di Napoli, dove puntualmente, no, proprio, come dire, fai dei video, no, proprio che parlano di questo, ma la scelta come cade in un video? Cioè, come la elabori? Come fai? Cioè, c'è una già pronti, ecco, oppure ti viene in mente una cosa, insomma, e poi la fai tua, no, fai una ricerca? Diciamo che quando so che devo uscire per fare qualche video, ovviamente, in base a quello che studio, in base a quello che ho studiato, in base alla mia curiosità personale, anche alla mia voglia di scoprire qualcosa, studio prima l'argomento, ovviamente, e poi vado lì a fare dei video come appassionato in realtà. In realtà come persona che va lì a visitare, come se fossi una qualsiasi persona che va a visitarla, non per spiegare. Poi ovviamente ci faccio io una spiegazione, parlo dell'argomento, però io in prima persona sono il turista, il visitatore di quel determinato luogo. Ti aspettavi il successo perché il tuo blog, cioè, veramente conta migliaia, no, di follower, più di 150.000 sicuramente, ma non ricordo bene. Però dico, cioè, insomma, tu te l'aspettai quando hai creato questo blog, tutto questo grande successo, no? E attenzione anche per Ma quello che guarda, io fai. no, in realtà no, perché l'ho creato, come dicevo prima, per controbilanciare un po', per parlare in maniera reale di quella che è Napoli. Io perciò scendo col mio telefonino per le strade di Napoli e faccio dei video, quello che Bene. vedo, quello trasmetto, quello mostro in realtà. E poi le persone si sono appassionate a questo modo di fare, a questo modo diciamo, modo di fare social. E poi persone soprattutto che stanno anche all'estero, molte persone stanno all'estero perché si sentono più vicine e hanno iniziato a seguirmi. Quando ho iniziato, no, non avevo questa ambizione. Guarda, quando credevo al massimo di raggiungere 10.000 follower, sai, 10.000 follower già ti Già, senti, no, penso noi ne abbiamo 1.200, ci sembrano tantissimi, no? Insomma, invece rispetto a te è zero, no? Diciamo, come dire, perché tu c'hai proprio, come dire, un successo, ma a te deriva anche dal tuo modo, no, di raccontarlo, perché in tanti, no, insomma, si mettono e raccontano, no, più o meno, fanno dei video, ma evidentemente è il tuo modo di fare, c'è cioè la tua spontaneità, come dire, c'è cioè un dono, no, probabilmente che viene fuori, no, nei tuoi video. forse emerge questa mia passione, Ecco, infatti. questo mio voler bene questa No, è città. perché tu lo sai meglio di noi, ci sono decine, centinaia, possiamo dire, anche su di video, no, che raccontano Napoli, però i tuoi sono, cioè, come unici, no? Eppure magari fai dello stesso posto, ma come lo fai vedere tu, no? Come ne parli tu, è tutta un'altra cosa, no? Ti fa proprio innamorare, cioè, tant'è vero che viene voglia poi di andare a visitare, oppure di andare a mangiare alla sfogliatella, magari in quel posto, proprio perché l'hai detto tu, no? Stamattina sono Questo voglio stato. dire, cioè, dietro non c'è uno studio, ma c'è proprio un dono probabilmente che, no, che ti rende così, insomma, sei sfondato, anche nella vita di tutti i giorni, tu sei proprio così, No, evidentemente. nel senso che i social, sì, sono proprio così, non è che mostro un personaggio, no, cerco di essere più naturale possibile. Stamattina, per esempio, sono andato a vedere il quadro di Caravaggio, perché Michelangelo Merisi, grande Caravaggio. Per un periodo, inizi del 1600, è stato rifugiato a Napoli perché fu condannato per omicidio a Roma, ammazzò una Roma, se ne scappò e giustamente dove ti vai a nascondere? A Napoli. Perché, come diceva anche Daniele, Napoli ha accolto sempre tutti, non ha lasciato mai a nessuno per strada. E quindi Caravaggio venne a Napoli e i nobili dell'epoca commissionarono delle opere proprio a Caravaggio. Lui venne a lavorare a Napoli, si nascose ma venne a lavorare, e una di queste si trova nel Pio Monte della Misericordia, che è l'istituto benefico più antico della città. Si trova in piazza Ario Sforza, su via dei Tribunali a Napoli. Si accede, c'è questa chiesetta seicentesca e questo quadro, le opere della Misericordia, le sette opere della Misericordia di Caravaggio, un quadro bellissimo che si trova lì, si va a visitare, un quadro spettacolare. Sono andato a vederlo stamattina, ma veramente, veramente ne vale la pena. Poi sono andato anche al Museo Filangieri stamattina a vedere sempre la collezione di Gaetano Filangieri, che era un giurista, anche illuminato, sempre in quell'epoca lì, e anche un quadro Questo del convento napoletano, sculture, ma un palazzo bellissimo, Palazzo Como, che si trova su via Duomo. Poi sono andato a mangiare il babà da Cappadelli, pure lì squisito, eccetera. Ho fatto questa passeggiata poi bellissima qui nel centro storico.
E quando lo vedi, Genoa, ci devi salutare anche Amedeo Palumbo, che è un altro, insomma, mito che noi seguiamo, no? Insomma, spesso hai fatto di video con lui pure, no? Insomma. Amedeo è un amico, un bravissimo ragazzo. Insieme vi combinate proprio alla perfezione, cioè tutti e due proprio... Perché è un ragazzo, al di là di tutto, è un ragazzo squisito, eccezionale, quindi mi trovo benissimo perché... Qua, al di là di essere un bravo napoletano, è una bella persona, Amedeo. Quindi mi trovo benissimo. Ogni tanto ci andiamo a prendere un caffè insieme, chiacchieriamo un po' di Napoli, di tutto. Abbiamo anche un progetto insieme che speriamo andrà in porto. Vediamo un attimo se riusciamo, tempi permettendo. Lui è anche molto impegnato dall'altro lato, io lo stesso. Quindi non riusciamo bene a vederci, però spesso ci vediamo per un caffè, come diciamo prima, no? Per fare due chiacchiere tra amici. Che bello, insomma. Domenico! Sì. Sì, no, volevo chiedere già da un po', questa domanda a Gennaro. Ma i video li fai da solo? Oppure ti fai dare una mano sia insomma quando giri il video che nell'editing? Faccio tutto da solo, tutto amatoriale, tutto in casa. Complimenti. Le applicazioni. Ma che telefono hai, Gennaro? Insomma, svelaci, dacci qualche segreto tuo, insomma, per lo mio. È impossibile. Un semplice iPhone. No, quindi perché... vai in giro col tuo cavalletto e fai tu. È come proprio video selfie. Così. Senza microfoni esterni, senza nulla, proprio così col telefono. Semplice. Guarda, io vado a girare col telefono. Perché? Anche chi guarda, anche chi osserva, si sente più nel video, perché è come se stesse girando lui col telefono, no? Quando vede le immagini, che non sono immagini professionali, sono immagini amatoriali, quindi magari si sente più, diciamo, si immedesima, si mette nei miei panni come se stesse girando lui, forse è meglio così. Magari i video più elaborati sono meno seguiti, proprio perché sembrano più artificiosi. Invece questi sembrano più naturali, forse anche quelli. No, sì, però va bene, nel senso è un amatoriale, però comunque studiato bene, si vede, perché poi io ti ho seguito su YouTube, per esempio, già su YouTube hai un altro linguaggio, su Instagram ne hai ancora un altro, quello che diceva prima Daniele, no? Cioè tu sei riuscito anche in poco tempo a trovare la chiave giusta per ogni social, quindi tu su TikTok, TikTok fai questi video e sono strepitosi, sono bellissimi, su YouTube approfondisci un po' più gli argomenti, e poi c'è Instagram, ho visto quelle pillole che mi piacciono tantissimo. Con le poesie pure che dice, no? Insomma, sì. Ecco. Su YouTube non, adesso non lo sto curando più per mancanza di tempo, perché sono solo, come vi dicevo, e quindi non ho tanti strumenti e tempo a disposizione per poter seguire tutti i social. Però, in linea di massima, Facebook è un social che richiede più attenzione, quindi i video su Facebook cerco di farli in media di 3 minuti, 3 minuti e mezzo, di costruirli così, perché il pubblico di Facebook è una platea, diciamo, un po' più stanziale, un po' più adulta forse, quindi ti appassiona di più anche un video un po' più lunghetto. TikTok invece no, è un social molto immediato, io massimo faccio dei video di 1 minuto, non oltre, dove cerco di dare proprio dei messaggi, delle pillole, così come abbiamo visto prima, in maniera ironica, per attirare le persone, perché è un social molto giovanile, molto immediato, diretto, quindi voglio dare una nozione, un qualcosa, però in maniera leggera, altrimenti poi risulta anche pesante. Parlare di questi argomenti non ci metti niente a risultare pesante, poi magari... È vero. Instagram invece, anche lì è un social più grafico, più di immagini, e quindi cerco di avvicendare reel, piccoli video con delle foto o delle spiegazioni. Però Instagram lo uso più a uso personale, più... Sempre parlando di Napoli, però, sempre parlando di Napoli. Ho cercato di dare una chiave di lettura diversa, perché sono 3 social diversi e di conseguenza ho cercato di capire e di scoprire qual era il mezzo comunicativo, che tipo di strumento a disposizione per portare... Tu quale preferisci? Chiede Marco Esposito, il mago dentista, il dottor Marco Esposito. Ti chiede... Marco, attualmente preferisco TikTok, attualmente. Attualmente preferisco TikTok per il semplice motivo che... è il meno elaborato dei 3, richiede meno tempo dei 3, è più immediato e più veloce. Veramente basta un telefono ed una ring light
per fare un video, non ha bisogno di tanto studio dietro, di tante cose. Facebook forse. Gennaro, ma tu nel futuro come ti vedi, proprio come scrittore, come TikToker, influencer, come videomaker, cioè come ti immagini tu, no? Insomma, come dire, proprio... Guarda, a me un semplice ambasciatore della napoletanità. Bellissimo. Ambasciatore della napoletanità. Daniele sorride. Non ci aveva mai pensato Daniele a questo. No, già è un bel incarico. Ti sei preso un bel incarico. Non è facile rappresentare Napoli nel mondo. No, assolutamente. Un incarico difficilissimo. Però i social sono solo uno strumento per arrivare alle persone, per portare la napoletanità alle persone. Questo sono i social, non altro. I social sono un semplice strumento. Attraverso quelli, il libro è la stessa cosa. Se domani nascerà un nuovo strumento, magari cercherò di utilizzarlo proprio per portare la napoletanità nelle case delle persone. E lo fai benissimo, e noi ci aspettiamo anche il continuo del libro. Gennaro, è vero che diciamo, sappiamo che in tanti te l'hanno chiesto, no? Insomma, sì, l'hanno chiesto in tanti. Vediamo se riesco a mettere giù. Ho bisogno di estraniarmi per un paio di mesi per mettere giù questa storia che già ce l'ho in testa. Vediamo se ci riesco, spero di riuscirci, anzi ci riuscirò prima possibile. Gennaro, ma tu non ti sei mai cimentato anche nella poesia, o no? Insomma, scrivere magari, diciamo, più che un romanzo, anche poesie. Ho scritto qualche poesia da ragazzino così, ho partecipato, ho vinto dei concorsi di poesia, ma appena ventenne, diciamo, dei concorsi di poesia anche importanti. Uno di questi era per il Mattino di Napoli, e vinci un premio lì, un altro concorso pure vinci un altro premio, poi l'ho abbandonato, non ho scritto più poesie. E allora Gennaro, devi sapere che nella nostra rubrica ci sono due momenti particolari: una poesia di Daniele e poi un accenno di una canzone di Dominga. Quindi non so se Daniele è pronto, ti faccio ascoltare, ecco, una poesia, così dare anche tu un giudizio, insomma, a Daniele, che è un giovane poeta, no? Proprio, no, Daniele, ecco. Allora, per te, Daniele, che emozione è avere davanti oggi, ecco, uno scrittore di quelli veri, no? Insomma, blogger, scrittore, perché noi, sai, già ospitiamo sempre tanti personaggi in questa rubrica, però fino ad oggi è venuto solo Pino Imperatore, no? A raccontarci del suo libro, dei suoi libri, no? Insomma, Benvenuti in Casa Esposito, e poi nessun altro, e quindi oggi averti con noi, immagino anche per Daniele, no? Insomma, avere uno scrittore, no? Daniele, è un'emozione. Allora, guarda, ti dico la verità, che più che un'emozione è una gioia, è un sentimento diverso, che è comunque un sentimento importante. Sono felice di avere l'interazione con una persona che viaggia sulla mia stessa lunghezza d'onda, che è quella delle emozioni della scrittura. Gennaro è una persona che sta facendo molto, non solo per Napoli, ma lo sta facendo per l'umanità, quindi è un messaggio ancora più ampio raggio. Non si tratta di valorizzare la città. Valorizzare Napoli vuol dire valorizzare un'intera popolazione, e quindi lui sta facendo non un buon lavoro, ma un ottimo lavoro. Non ho avuto ancora la possibilità e la fortuna di leggere le sue opere, spero quanto prima di averlo tra le mani un suo libro, e magari vi lascio anche una recensione sulla mia pagina, come faccio con tutti gli scrittori che mi danno la possibilità di leggere le proprie opere, come io ho piacere domani, se lui vuole leggersi qualche libro mio e poi mi dirà la sua. Quindi su questo sono molto felice. Io credo che Gennaro come scrittore possa dare quella svolta che manca agli scrittori di Napoli, ovvero non solo quella positività che manca, no? Che ho detto, l'alternativa gomorroida, che poi in realtà fa anche già, se ci rifletti, Maurizio De Giovanni, no? Con Mina Settembre, no? Come Sir Ricciardi, ci dà anche una Napoli diversa, bella, positiva, ma lui ci mette anche la chiave ironica, che è quella che serve a Napoli. Diffidate dalle persone troppo serie, da quelli là che non ridono mai, quelli sono i più pericolosi. Meglio uno sciocco che ride ma ha un animo buono che un serio che può essere uno psicopatico. Quindi ben venga la scrittura ironica. Io, Mimmo, per occasione, proprio perché c'era uno scrittore, non ho voluto prendere le mie opere per rispetto della persona che veniva, però mi sento di condividere
No, sto parlando seriamente, non sto... una cosa molto seria, perché io ho un grande rispetto per la scrittura e per gli scrittori. E volevo leggere una frase di Henry De Luca, molto bella. E tu, che è uno scrittore della nostra città, anche lui ha fatto molte battaglie per la TAV, per molte cause sociali, lo conosciamo tutti, e dice questa frase molto bella, che gioca sui giochi di parole, come ha fatto oggi Gennaro, e dice: ho visto che in italiano esistono due parole, sonno e sogno, dove in napoletano ne porta una sola, suon, per noi è la stessa cosa. E quindi un applauso virtuale a questo concetto che ci ha No, espresso Daniele, vabbè. insomma. No, è per farmi capire un po' la riflessione, il concetto riflessivo su De Luca. Henry De Luca è un grande, bravissimo scrittore, è molto attivo nel sociale, una persona che veramente dà la possibilità di sviluppare un senso critico. Ed è bello, il napoletano c'è questa parola, suona. Noi quando ci addormentiamo sogniamo, quindi ha ragione di Luca. E allora invece, Domingo, non so se è pronta per far ascoltare un pochino la sua voce a Gennaro, così lo salutiamo. E poi diamo appuntamento però, insomma, per un caffè, perché poi ti vogliamo conoscere da vicino, insomma, ci dobbiamo fare una foto con te, insomma, è necessaria proprio quanto mai. Facciamo anche autografare il tuo primo libro, insomma, che è solo il primo, ma siamo convinti che ne ce ne saranno tantissimi altri. Veramente, quando vuoi, quando volete, io sono sempre a disposizione per prenderci un caffè. Il caffè è È veramente meraviglioso. a nessuno, come abbiamo detto prima, e mi fa piacere conoscervi più che altro di persona. Quando volete, sono a vostra completa disposizione per un caffè. Eccola qua, Dominga. T'accompagno fico fico, sulla tega sina amica, e ti porto per quartiere, addo sola non si vera, ma se vera tutto riesta, e sarà bene funesta, e capisci com'è bella la città e pulla Chanel, com'è bella la città e pulla Chanel, com'è bella. La città è pulla Chanel, mi dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno, mano a mano che fa niente, che non tiene una coscienza e non tiene una rispetto, com'è dolce e com'è bella la città è pulla Chanel. Perfetto, ma grazie. Bravissima, complimenti, veramente, una voce stupenda. E allora, insomma, Gennaro, intanto io ti ringrazio veramente, ci hai fatto un regalone immenso a stare qui oggi con noi. Penso che quando ti ho invitato, ormai mi aspettavo che tu poi veramente no, accettavi, perché sai, noi siamo una piccola rubrica, un pochino con la tua stessa idea, no? Quella di mettere in luce le cose belle e positive del nostro territorio, no? E con te, insomma, oggi abbiamo fatto un salto di qualità incredibile. Quindi già ti ringrazio per questo e non vedo l'ora, insomma, veramente di incontrarti da vicino e farmi autografare il libro che terrò, custodirò gelosamente nel tempo. Grazie a voi, grazie veramente di cuore perché mi ha fatto piacere questa chiacchierata e soprattutto conoscervi. Ripeto, quando vuoi, Domenico, mi scrivi e Sicuramente. vediamo, figurati, ci mancherebbe. E poi rubrica social c'è anche una community su Facebook, quindi qualsiasi iniziativa, insomma, ecco, qualsiasi cosa che tu vuoi raccontare, ricordati di noi, no, Gennaro, insomma, in modo che lo possiamo pubblicare nel nostro spazio e quindi raccontare alle tante famiglie che ci seguono. Anzi, io ti chiedo poi se poi nei giorni successivi se puoi fare un bel saluto a tutti gli amici come fai tu, no, e che tu dica fa, insomma, un bel saluto per tutti gli amici di rubrica social, così ce lo teniamo nella nostra bacheca, nella nostra pagina e insomma, facciamo quest'altro regalo a tutti quanti. Va bene, non trovo. Nel prossimo video che pubblicherò su TikTok, alla fine farò un saluto agli amici di Rubrica Social. Wow! Ehi, Daniele, insomma, sei rimasto contento? E No, però allora. io ora mi sento proprio perché è stata una. No, no, voglio dire una cosa: è stata una persona squisita, Gennaro. Veramente è stata una persona a modo, per bene, simpatica. Gli voglio dedicare un verso di una poesia che ho scritto su Napoli. Te lo dedico proprio Ah, perché oi, oi, è un oi. verso proprio breve che racchiude quello.
No, no, perché te lo merita, gli devo fare un regalo. Qual è il regalo più bello se non dedicare qualcosa di bello a una persona come un verso di una poesia? Non è un verso d'amore, ma è un verso che rappresenta quello che è Napoli. Dice così questo verso mio di questa poesia su Napoli. Napoli non è altro che un forte grido straziante, lo percepisci anche se sei distante. Ma bisogna pensare a una terra solo assordante, ma come piuttosto un posto misterioso e affascinante. Leo, Daniele, insomma, ecco qua, ti Grazie, sei piazzato, ecco, con questa cosa. grazie. No, glielo volevo dedicare, te lo merita. Grazie. E salutiamo anche il nostro amico in comune, Pietro Graus, no? Insomma, che noi contiamo sempre di avere come ospite. Daniele lo sta inseguendo da un po' di tempo, diciamoci sempre, è un'altra persona anche. Sarebbe una gioia, amore grazie. Il mondo dell'editoria, vogliamo conoscere questo mondo. Bene, e allora salutiamo tutti quelli che ci hanno guardato oggi. La puntata, tanto Daniele poi la carica anche su YouTube, rimane agli atti praticamente. Pure questa puntata ce la custodiremo gelosamente Mimmo, perché dalla veramente. regia mi hanno detto è una puntata record, mi hanno detto che abbiamo superato le 2 ore. Insomma, hai fatto 2 ore a Siamo state giornata, due insomma, scusaci ore. per. No, dico, è stato. Cioè, vedi, forse in questo tempo di social, correggimi, Gennaro, se sbaglio, forse la cosa più bella che può dedicarti una persona è proprio il suo tempo. E tu l'hai fatto con No, noi, ci cioè, hai fatto il regalo più bello, 2 ore della tua vita con noi, con i nostri fan. anche perché poi con Gennaro il tempo vola perché avresti tantissime cose da far vedere, da parlare, no? Da ascoltare. Proprio che cioè, non te ne accorgi proprio, no? Cioè, è Sì, come parlare in ma famiglia, una io chiacchierata. allora è vero. Mimmo, io direi una cosa, con il permesso suo e le sue disponibilità in futuro, se tu magari volessi ritornare sarebbe una gioia, magari parlare anche dello sviluppo del suo libro, come stia andando, raccontarci altri aneddoti, quando vuole, insomma, sarebbe bello riaverlo in futuro. Sicuramente, Ah, sicuramente, Gennaro. sicuramente ci sarà occasione. Come dicevi tu, è vero, il tempo è la più grande ricchezza che abbiamo, no? Più dei soldi, più delle proprietà, eccetera. Il tempo a disposizione, che ne è sempre poco, e va impiegato bene, secondo me, va sempre impiegato bene. Va impiegato facendo le cose Tiene il tempo, non è poco. al di là delle Il retropensieri, va tempo non è impiegato. poco, il tempo non lo Sì. sprechiamo. Lo sprechiamo, sì, sprechiamo molto tempo, perciò ti dicevo, va impegnato bene con le persone e facendo cose che ci fanno stare bene. Io sono stato bene comunque, grazie, veramente sono stato bene a fare questa chiacchierata, veramente il tempo è volato, quindi è stato un piacere per me, veramente è stato un piacere. Ok, E allora io. parlare di napoletanità è sempre bello, fa sempre bene. E quindi sicuramente ci faremo un'altra chiacchierata. Sicuramente ti aspettiamo. Dominga, allora a te i saluti. E beh, allora, intanto è stato un grande piacere conoscere Gennaro. Non scherzavo quando dicevo la cosa del teatro, vabbè, mettiamocelo come sogno nel cassetto e davvero ringrazio tutti. È sempre un piacere stare insieme, però oggi davvero. È stata una splendida puntata grazie a questo artista, insomma, che ci ha fatto compagnia. E poi un bacio a questi due scappati di casa, Gennaro, che io, vedi, ogni domenica devo sopportare, però, insomma, davvero bravi anche voi che... Come? Grazie, no, ho detto grazie per questo complimento Beh, meraviglioso. sì, ogni tanto se lo meritano pure loro, dai, su, insomma, che si impegnano tanto anche a cercare questi ospiti del livello di Gennaro. Grazie, Gennaro, è stato un piacere. Grazie, guarda, quando vuoi il teatro, eccetera, mi scrivi e non ci sono Sì, problemi. sì, 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 sì. Tanto Ecco produce Domenico Buonanno, produce lui. qua, me lo vedo io, Gennaro, non ti preoccupare. Sarà il nostro produttore, Produttore esecutivo. Bene, allora Gennaro, un Grazie. grosso, grosso abbraccio e grazie infinite da tutti noi. Buonasera a tutti. E un saluto a tutti, ci mando l'ultimo video delle statue di Palazzo Reale, così ci acculturiamo un pochino soprattutto e ci salutiamo. Alla prossima. Ciao, ciao, grazie, La grazie a tutti. storiella delle statue, questa storiella simpaticissima delle statue Ciao. di Palazzo Reale. Vediamo, vediamo, adesso ve la spiego. Carlo V dice: "Ma chi ha La fatto la pipì locandella?"
Carlo III ciao, risponde: ehi, come sai? Gioacchino Murat, impavido, risponde: sono stati io. E Vittorio Emanuele II, con la sua spada, risponde: è modo taglio pisel. Ecco te dico a fa. Napoletani che non vuoi incontrare a Napoli. Al quinto posto troviamo il Cuozzo, un personaggio napoletano fastidiosissimo al pari della zanzara. È rozzo, rumoroso, non utilizza mai la R e comunica attraverso le seguenti espressioni: ammo, teso, fate a me, chi te muotto, bambola. Al quarto posto c'è il Chiattillo napoletano, è l'antitesi del Cuozzo ma ugualmente fastidioso. È il classico figlio di papà e frequenta esclusivamente le zone di Vomero, Chiaia e Posillipo. In questo caso la R c'è ma è moscia e comunica attraverso le seguenti espressioni: amore, tesoro, facciamo un aperitivo stasera, ti vengo a prendere con fevavino di papà. Al terzo posto abbiamo il venditore di calzini. Di età compresa tra i 20 e i 30 anni, frequenta esclusivamente stazioni, autogrill e piazze pubbliche in cerca di una preda da abbordare. E le frasi più utilizzate dal venditore di calzini sono: guardate che chi ci sta a Brad Pitt e Angelina Jolie, pigliate questi pacchi casettini che tengo famiglia. Al secondo posto, amici, una figura mitologica, metà uomo e metà sword e speech, il parcheggiatore abusivo. Appena in piena autonomia trovi parcheggio a Napoli, eccolo sbucare da dietro all'angolo con la mano tesa: capitano, su 3 euro a piacere. Al primo posto, amici, di questa mia classifica, il TikToker napoletano. Ormai è l'essere più fastidioso in assoluto, ha invaso le bacheche per te di tutta Italia. Comunica attraverso le seguenti espressioni: o messicano, o brasiliano, o tacatà, o tacatà. E che tu dica fa'?